c'era, adesso saranno passati 5 anni, 6 anni, e ho fatto il mio compleanno lì. Bello. Sì, no, ci sta. È bello. No, l'anno di Noaio, io sono salito sul palco dei pro, cioè, da amatore, ho visto il contesto, il backstage. Ragazzi, è una cosa pazzesca, pazzesca, cioè, pazzesca. Provare. Sì. Mo ci torniamo da pro. Speriamo, c'è le corna. No, sì, no, speriamo. Ma Ma senti, cioè... com'è la situazione backstage? Io non ce l'ho proprio presente. Cioè, In che vai senso? dietro al palco? Sì, no, in generale, cioè, proprio da bodybuilder. Cioè, cosa c'è dietro le quinte? Ma dipende. Aspetta, questa parte la tolgo in registrazione. No. Ah, no, ok. No, io Chiedete, volevo no, dirti è. che ho iniziato a registrare, non ve l'avevo detto. Ah, ok. No, guarda, dipende da che gara, dipende dal contesto, perché dipende da chi lo organizza. Ci sono certe gare a livello regionale che sono molto più organizzate, meglio organizzate di tante gare pro. Dipende chi le fa, se chi le fa. Chi le organizza è un amante del bodybuilding o è qualcuno che ha gareggiato, presta molta attenzione agli atleti, allo spazio, al riscaldamento, alla pump room, e tutto. Se invece, comunque, come capita spesso e volentieri, nella maggioranza dei casi, è gente che comunque pensa al mero guadagno perché ce n'è tanto, degli atleti interessa relativamente. Ho visto di quelle condizioni assurde. Gente che si scaldava fuori dai palazzetti, ancora un po' in strada, al sole. No, c'è cioè anche no, anche no. Guarda, in America, all'Arnold, c'era la sala dove tutti comunque rimanevano sdraiati e tutto, si rilassavano. Lì c'era un po' di calca, normale, perché poi il contesto amatoriale è ampissimo. Quindi è normale che c'è un po' più di pressione. Però poi quando ti chiamavano nei backstage prima di gareggiare, avevi il tuo spazio, addirittura c'erano i macchinari per fare per il Quello l'ho visto riscaldamento. pure all'Olimpia, hanno fatto del Sì. backstage un attimo per Sì, pulirsi all'Olimpia voce. avevano fatto Esatto, proprio la palestrina, che di media sarebbe tipo la palestra più esatto. attrezzata d'Italia, se fosse in Italia. Sì, Quindi, è epica. vero, No, e è vero. guarda, Eppure. in realtà sì, dipende tantissimo dallo show. Guarda, questa è una variabile proprio immensa. Io, ad esempio, le British Finals, anche per il Covid, perché c'erano le normative anti-Covid, li avrei ammazzati, perché sono andato là super presto, era tutto completamente chiuso, non potevi neanche entrare, non potevi metterti a nessuna parte. Mi hanno detto di tornare dopo un'ora, quindi mi sono buttato al parco, gambe in aria, insomma, a riposare e tutto. Torno dopo un'ora. Mi prendono, mi dicono: no, no, devi salire sul palco. Gli dico: come salire? Cioè, così. Mi hanno fatto salire senza pump. No, no, devi salire perché abbiamo fatto prima di qua e di là. E Giorgia non l'hanno fatta ancora entrare. C'è un casino, un dramma. Invece l'Arnold è stato una roba che non ho mai visto neanche né come atleta né come preparatore. Cioè, sono arrivato. C'erano soltanto i classic, non facevano entrare nessun altro. Cioè, andavano proprio a blocchi di categoria. Così backstage era sempre abbastanza vuoto. E tu dovevi soltanto metterti. Da una parte, sapevi qual era la tua categoria, metterti da una parte, aspettare che ti chiamavano dicendoti vai a fare il glaze, e poi ti dicevano dopo un po' vai a fare il pump. Tu solo quello dovevi pensare. Quando ti chiamavano andavi, per il resto dovevi spegnere il cervello. È una cosa pazzesca, perché in genere nelle gare, almeno come preparatore, ti dico di stare sempre là a cercare di farti i calcoli di quando esce la categoria. Allora questo dovrebbe uscire tra tot, però questa categoria c'è un po' meno gente, quindi può essere che fanno prima, magari adesso iniziano ad accelerare perché stanno in ritardo. Quindi da questo punto di vista, cioè, è un'incognita totale molto spesso. Invece da questo punto di vista è stato organizzato veramente bene. Sì, no, però è vero, dipende. Niente. Perché guarda, io l'ultima gara che ho fatto in San Marino a Padova 3 anni fa, e lì l'avevano organizzata bene, a parte forse l'ordine di uscita, perché comunque hanno tenuto in ballo, tra virgolette. Adesso non so se fanno ancora così, se dovessero fare ancora così, però tengono, magari fanno uscire io facevo i 90, facevano uscire gli 80, i 90, gli under 100, facevano magari il primo call out, poi ti fanno uscire fuori, richiamano la categoria dopo, però te ti tengono in stand-by, Sì, questo lo dopo ti odio. rifanno. Sì, io preferisco onesto, preferisco piuttosto fammi durare la categoria di più, però una volta che inizio fammela concludere, perché poi tu comunque, quando torni nei backstage, devi star lì, comunque Ti sei freghi un po', stanco, sì.
e ti freddi, cioè, L'adrenalina inizia a poi ovviamente. scendere, stai un po'... Sì, Esatto, sì, sì, sì. esatto. C'è chi la condizione la migliora. A me, non, onestamente, a livello fisico, non ho visto dei cambiamenti particolari, però a livello mentale è snervante, Sì. capito? Poi dipende uno come approccia il palco, quello Certo. logicamente. Però, cavolo, è lunga, è lunga. Già comunque fare una categoria, magari sei già comunque in 20-25 atleti, protrarla per così tanto è un po' estenuante. Oh, Fe, vuoi fare tu gli onori e dare le domande? Sì, Allora, sono arrivato, un bene. po' di domande le faremo sempre tramite Fede o tramite Lore, perché tanto quando le chiedo io mi fate domande brutte, nel senso che... cioè, nel senso, fate belle domande, però sto giro a Fede sono proprio fighe le domande, sono veramente, veramente fighe, quindi da oggi in poi le faremo sempre a Fede, quindi fa lui gli onori di... Fatemi le domande. Esatto. Dentro il domandaio. Senti, che faccio? Parto da quelle. Allora, diciamo che. Esatto, stavo per dirtelo. Ma non capisco perché mi si Dovresti vede. spostare, esatto, o così oppure lo sposti un po' più in quella tua direzione, in modo Va che prende bene. meno luce, esatto, e dovrebbe... c'è pure Back to the Future, quindi bello figo. Allora, io avevo diviso, diciamo, le domande in tre grandi gruppi, che erano la nutrizione, l'allenamento e le domande personali. Allora, stamattina, anche parlandone con Ludo, era uscita una domanda carina sulla nutrizione, che poteva essere una, diciamo, potevamo partire da quello per poi aprirci in differenti, per parlare un po' di tutta quanta la nutrizione in generale, perché è veramente simpatica come domanda, quindi direi di partire con quella e poi dopo magari ci muoviamo sulle domande personali, perché su delle domande personali ci stanno comunque dei riferimenti anche all'allenamento e quindi possiamo anche toccare un pochino l'allenamento. Allora, quindi la prima domanda che mi è stata fatta è la differenza di alimentazione che c'era nella Golden Era, quindi nell'old school bodybuilding, con l'alimentazione che viene praticamente proposta negli ultimi periodi. Quindi il cosiddetto riso e pollo e broccoli versus il fit pancake. Allora, quindi aspetta, più che Golden Era, direi il periodo, diciamo, successivo, proprio quello riso e pollo, in cui si è andato proprio a restringere. Perché Golden Era, in realtà, erano, cioè, ai tempi di Arnold, cioè, poi dipende quello che intendi per Golden Era, perché molti hanno punti di vista differenti. Però sì, quindi è riso, pollo e broccoli versus tutte le fit alternative, no? Sì, diciamo, ecco, l'old school verso la nuova, i nuovi tipi di alimentazioni che vengono proposti. Bene. La cosa carina del ragazzo che mi ha chiesto questa domanda è che comunque mi ha fatto un esempio, che è Miroslav Sarchev, Sì. e mi ha detto: com'è possibile che Miroslav Sarchev dice praticamente propone ai suoi atleti solamente come fonti di grassi l'olio Evo e le uova? Invece adesso tutti questi nuovi, tra virgolette, fit influencer vengono fuori con tutte quelle cremine, con i colorati, il burro normale qualche volta, perché Sì. tanto i fattizi macros. Il discorso, allora, dal mio punto di vista, Posso è farti che una piccola comunque. parentesi? Giusto per dire che Milosh sta portando atleti a livello Olimpia, i fit influencer no. Così per dire. No, Cioè, una questa è una cosa piccola. su cui molti poi non ragionano, no? Però chiariamo questa cosa, poi Questo, vai. sì, no, questo comunque è anche un ottimo punto in Ma realtà, i fit perché influencer sono natural, invece. no. No, il discorso è che comunque, allora, come prima cosa volevo chiarificare questo. Il fatto che non è che Milos dice ai suoi atleti solamente di mangiare olio o uova o non puoi mangiare grassi. Il discorso è che comunque quello che cercavo di far ragionare io questo ragazzo è che comunque metti caso che trovi, hai un atleta che non viene dall'Europa, quindi dove l'olio d'oliva extravergine è veramente difficile da trovare, perché trovi veramente quello di bassissima qualità e magari è allergico pure alle uova. Che facciamo? Non gli facciamo mangiare più grassi? Il discorso è che comunque Milos dice di mangiare dei grassi, tra virgolette, buoni, questi famosissimi grassi buoni, che comunque sono quelli insaturi, fondamentalmente, e quindi di cercare di quindi
di nuovo si parla della ricerca delle fonti, quindi di mangiare alimenti che comunque a livello di micro e di macros ti portano dei benefici. Questo diciamo era un po' il discorso. Ovviamente, secondo me tutto dovrebbe essere visto come un grandissimo cassetta degli attrezzi. Scusatemi se mi intoppo qualche volta, mi vengono le parole in Stavo per inglese, dirlo, cerco di volevo aprire tradurre la parentesi al in inglese, chiarificare, esatto. clarify. Quindi questo è, il fatto è questo, è come un po' la tecnologia, nel senso avere dei dispositivi tecnologici che comunque ci accelerano il nostro modo di vivere, quindi diciamo, ci fanno fare le cose in maniera più veloce, è un ottimo tool, è un ottimo modo per cercare di fare più cose durante la nostra giornata. Secondo me la nutrizione e i nuovi alimenti fit dovrebbero essere visti in questa ottica, nel senso, se tu vuoi usare una farina di avena aromatizzata di una qualsiasi marca perché ti piace farti pancake la mattina, a me mi sta benissimo, non è quello il problema. Il problema è che la maggior parte dei fitness influencer che ti fanno il pancake, che ti fanno vedere il pancake la mattina, che se lo mangiano e dicono che buono, ho solamente messo la farina, 150 grammi di albumi e un po' di burro d'arachidi sopra. Ok, quel pancake fa schifo, non si può mangiare. Cioè, nel senso, è questo che non ti fanno. Cioè, tutti pensano, ah, allora mo' faccio il pancake perché è figo, perché è buono. No, quel pancake fa schifo, non te lo dice perché sta sponsorizzando qualcosa la maggior parte delle volte. Ma mangiatelo un po' di un pancake con farina d'avena e albume d'uovo e basta. In questo momento credo che Giorgia ti sta amando, quando l'ascolterà questa cosa ti sta amando, perché lei, cioè, su questa cosa ci batte tantissimo. Cioè, considera che lei, quando ha iniziato con le Fibistro, dava, all'inizio cercava un po' più di quanto fa adesso, di dare delle alternative fit, no? E si ritrova in delle situazioni in cui, mi ricordo, ha fatto la crema pasticcera fit, dove sostanzialmente ha sostituito lo zucchero con il sucralosio. E uno di tipo gli ha scritto: ma c'è il tuorlo. E Giorgia le ha risposto: ma come cazzo faccio a fare una crema pasticcera se tolgo lo zucchero e pure il tuorlo? Cioè, nel senso, regà, fino a una certa. E mi ricordo che la prima volta che lei. Io ero così, eh. Cioè, nel senso, per me il pancake era farina d'avena e albume. Stop. Non esiste che ci metti nient'altro. Mi ricordo lei ci mise altre due o tre cose, di cui alcune fonti di grassi, io non mi ricordo nello specifico. E la prima volta che me li fece, e con una cazzata in più di qualcosa, è cambiato totalmente il profilo gustativo. Quindi anche Ovvio. là. Ci sta il discorso, cioè. No, è questo secondo me il discorso fondamentale, perché poi comunque quello, diciamo, tra virgolette, che dà sempre più sapore in tutti gli alimenti, in tutti quanti i pasti, sono i grassi fondamentalmente. E ovviamente noi da bodybuilder i grassi sono molto più bassi dei carboidrati, quindi comunque devi un attimino gestire bene durante tutta la giornata. Quindi a me mi sta bene che tu ti fai il pancake fit, però stando basso di grassi non mi vieni a dire che è buono, perché o ci metti due tuorli d'uovo o ci metti 20 grammi di peanut butter o 20 grammi di almond butter, non ci puoi mettere tutti e due. Il Certo. burro che ci andrebbe sui pancake tu non ce lo metti, quindi ti vuoi fare pancake perché vuoi un qualcosa di dolce in bocca, a me mi sta benissimo perché alla fine è farina d'avena e albume, come abbiamo detto. Però da lì a dire che è super buonissimo, lì cominciamo un attimino, io alzo un attimino le mani, perché non è così. Vabbè. No, dimmi. No, e dicevo che comunque, questo, e ve lo dice una persona che ultimamente la mia colazione della mattina è riso bollito con carne rossa e avocado. E lo digerisco benissimo, mi piace e veramente lo amo. Quindi diciamo che sto un po' più sull'alimentazione old school piuttosto che il nuovo tipo di alimentazione. Però non è che la denigro, non è che dico no, allora non fanno bene i pancake fit, l'ho anche provati, e che purtroppo non c'è, fanno schifo. Nel senso, non sanno proprio di niente. Te Questo è un po' il discorso. Lore, te hai mai provato alimentazioni un po' più junk, i fit your macros, libere? Allora, io apro qui, apro una piccola postilla. Io parto comunque, calcola, vado un po' sul personale. Io comunque a 18 anni partivo da un disturbo alimentare. E quindi, diciamo, i miei genitori cosa hanno fatto? Mi hanno portato al dietologo, giusto?
Io comunque già andavo in palestra, cioè palestra, corsa, diciamo più un livello wellness fit, però a livello estetico ci tenevo tutto. E da lì ho iniziato il percorso col dietologo. Però sapete voi come lavorano i dietologi, cioè mi ha impostato il piano alimentare, grosso modo cosa dovevo mangiare, tutto. Io da lì, già la pazzia, già mi calcolavo tutti i macronutrienti, le calorie e tutto, e da lì iniziavo a fare i cambi. Mi ero comprato tipo a 22 anni il libro delle calorie, cioè sapevo a memoria tutti i valori del, che ne so, del pane, delle fette biscotti, cioè a grandi linee, e poi in base a quello iniziavo a fare i cambi, capito? Iniziavo, cioè, diciamo che cercavo di stare nei macro. Però cambiavo, però stavo sempre su cose pulite. Poi per carità, ragazzi, io ho iniziato a fare la dieta, a fare questo sport, quando vendevano l'unica fonte proteica erano le proteine del Decathlon, marca Aptonia, che il boom, Oh, quando le Dio bevevi, santo, sì, l'ho cioè provato. era, sì, era, cioè, Calcestruzzo, tipo. bravo, Sì, erano, ci cioè, fai proprio il cemento, no? l'integrazione era, cioè, era una cosa misconosciuta proprio, davvero. E, però da lì, da quando ho iniziato a fare diciamo quella sottilità, iniziavo a fare i cambi. E dicevo, io avevo un regime calorico di 2000 calorie, grosso modo. Mi ero calcolato tutti i carboidrati e me li gestivo io. Cambiavo, facevo i cambi. Mi piaceva, è un po', però non è sostenibile a lungo periodo. E onestamente, però, sai cos'è, ragazzi? Io avevo 20 anni. Cioè, onestamente, quello che, anche se fai dei piccoli cambi, a livello metabolico impatta poco. Cioè, sei giovane, comunque, se dovessi farlo adesso non riuscirei, è una cosa insostenibile. Ma poi a livello metabolico, un ragazzo di 20 anni che cambia anche solo un tipo di fonte di carbo, mangia un po' di junk, non, io lo sconsiglio, però a livello di impatto sull'immediato non ce l'ha. Perché comunque ha un metabolismo diverso da una persona che ne ha 30-40, capito? E sul junk food no, guarda, sono onesto, io da quando ho iniziato questo percorso no. Cioè io più junk food che posso fare è mangiare i cereali al mattino, però anche lì comunque sto attento, guardo gli ingredienti, meno sono lavorati meglio è. Cioè io meno vedo, anche lì una cosa per... Se volete contare davvero i macro, è tutto. Cercate di fare i change, però con le cose che hanno meno ingredienti possibile. Perché sennò davvero, come lo stesso discorso che facevi tu nel video, come faccio io a essere preciso? Cioè loro pretendono di essere precisi con un qualcosa che non può essere preciso, che è impossibile. Perché se io dovessi fare un cambio, esempio, su un 100 grammi di cereali di riso e mais, ok, le calorie possono essere quelle, grosso modo, giusto? Perché comunque sono carbo. Non, magari cambia il quantitativo di zucchero, però bene o male su 100 grammi è quello. Però se io dovessi andare a cambiare voglio fare una colazione con dei biscotti, dove magari il contenuto di grassi è diverso. Beh, no, però questi hanno 450 calorie, è uguale a quei cereali, a quel muesli lì. Non può essere preciso, cioè è quello che la gente dovrebbe capire. Sì, E poi aspetta, soprattutto. scusa, due piccole parentesi. La prima parentesi, col commento dell'Aptonia, ovviamente si ironizzava, è un discorso di gusto Sì, personale, non si va a no, infatti, denigrare dunque nulla sulla no. qualità del brand. E vabbè, giusto per essere chiari. E, sul discorso degli Fit Your Macros, sì, ma il problema non è tanto il fatto che si utilizzi, io continuo a dirlo, è quando si utilizza con l'idea di essere precisi, quindi nel momento in cui tu non puoi accedere un'app o vai al ristorante, eccetera, trovi qualsiasi modo per essere super preciso con l'idea che fino allora lo sei stato. È quello il problema, che diventa ossessivo-compulsivo come atteggiamento. Sì, È sì. quello Io giusto il punto. poi vorrei dire un'altra cosa, no? Che adesso stavo pensando. Quali sono questi alimenti, questi nuovi alimenti fit che hanno gli stessi macros degli alimenti, diciamo, poco processati, se non processati per niente? Cioè, nel senso, io tolti comunque i fit pancake, non No, trovo nient'altro no, che allora comunque sono. può essere. Praticamente adesso sono usciti, cioè ci sono i gelati Fit, le barrette Fit, gli Ma chi c'è yogurtini, i dietro? budini. Allora, ci sono alcuni budini che sono fatti con albume e Come tutta roba per tenere gusto, consistenza, quindi vari edulcoranti, eccetera. E mi sembra poca altra roba, coloranti, eccetera.
e aromi e tutto. Poi ci sono gli yogurt, ce ne sono alcuni che sono fatti per avere proprio super proteine, cose del genere. Poi Sì, ci hai sono pro. le Sì. barrette, vabbè, barrette proteiche, e No, ci sono pure dei gelati, credo, pure dei anche la gelati. pasta, pasta, e Ah, cioè, beh, adesso sì, poi vedo tutte. anche, Ah, c'è la sì. pizza, una Sì. pizza, una base di pizza che è tipo fatta con tutta fibra, quindi tu praticamente ti mangi fibra pura. Ma è una cosa normale secondo voi questa? No, no, Allora, vede, io non so. conosco, Cioè, quella con cosa la cambi? ci sono Con le alcune. verdure che mangi, non No, capisco. tu puoi Cioè, una tracciare. base. Cioè, tu c'hai una base di pizza che c'ha tipo 15 grammi di carbo, quindi ti fai la pizza. Ti puoi Ho mangiare la capito, però pizza, però. quei 15 grammi di carbo sono 15 grammi di fibre? No, credo che siano Questa è la 15 mia grammi di domanda. carbo più 999 grammi di fibra. Sì, No, no, ti parlo, praticamente è io. ironico, ironico il numero. Sì, no, Vabbè. però. Cioè, quindi quel pasto, cioè nel senso, in un'alimentazione fit, Sì. quella base di pizza, tu con cosa la vai a cambiare? Con i carbo o con le fibre che vai a mangiare durante la giornata? No, allora, da quel che cioè, da quel che so, perché allora, teoricamente le fibre sono carbo, eccetera, ma loro credo che intendano per fibre io non li so i valori nutrizionali, cioè nel senso non sono cose che ho, cioè è una cosa che ho mangiato, però non sono andato dietro a vedere, a stare a capire, eccetera. Però da quel che ho capito, hanno un certo contenuto di carbo digeribili, che sono tipo 15 grammi. Quindi, e le fibre sono molto alte, quindi che ne so, sono 45 grammi di carbo, di cui 30 fibre, quindi non Ok, digeribili, di cui sì, ho effettive capito. sono quelle. Quindi il discorso, Fede, è che non è che cioè, con un approccio del genere tu smetti di ragionare sulle fonti e i gruppi di fonti, quindi i plant-based piuttosto che gli animal-based, eccetera, tu ragioni proprio sul mettere roba in modo da fittare Sì, macros. Quindi non ma è matematico. No. A cosa cambio, capito? Con cosa sostituisco? Quella è la e tu ti puoi mangiare la pizza in quel modo. Il Sì, perché discorso è tanto. che Sì. tu il discorso è che la cosa che dicevi tu, no? Che ti fai il riso, l'avocado e la carne rossa, ok? A me oggi hanno fatto una domanda sul Q&A proprio sul discorso delle cose fitte. Io gli ho detto, ragazzi, io non è che voglio dirvi che è una cosa malevola, eccetera. Il problema è che a me personalmente, ma a me Ludovico Lemme, a me sti sapori a me fanno schifo. Ma veramente schifo. Cioè, le farine aromatizzate, noi non possiamo tenerle in cucina, dobbiamo chiuderle e buttarle tutte da una parte. Sinceramente, ma perché il sapore chimico, anche quando semplicemente apri il pacco, dà fastidio. Poi, noi, non sto dicendo che fanno schifo o che con tutto così. Quindi, sta pizza, cioè, io so com'è una pizza, ok? Io, cazzo, ho mangiato non so quante volte da Bonci. Quindi non so come si fa una pizza. C'ho Giorgia che fa la pizza. Quindi se a me mi dai sta cosa, che praticamente a me è l'equivalente dei tappi di sughero del vino, fatti come base, con la salsa di pomodoro sopra, a me fa schifo. Lo sai Lu che cosa mi ricorda un sacco? La carbonara inglese. Bravo, esatto. Uguale, Cioè, stessa cosa. o la pizza da Domino's. Cioè, io con l'inglese. A me Jay, quando mi ha detto tipo la carbonara, mi ha detto ci metti la salsa di formaggio, io gli ho detto, come il video di Gino Di Campo. No? Che dice che stavano facendo tipo una mac and cheese, no? Maccheroni e formaggio. E tipo lei ha commentato: se ci metti il prosciutto è tipo una carbonara. E Gino Di Campo, che è questo cuoco italiano che vive in Inghilterra, famoso qua, gli ha detto tipo: se mia nonna avesse le rotelle sarebbe una bicicletta. Dice: sono due ricette completamente differenti. Cioè, non puoi dire che una maccheroni e formaggio con il prosciutto è come una versione di carbonara. No, sono due cose diverse. Poi, comunque, spezzando una lancia a favore, comunque, dal punto di vista dell'alimentazione fit, ok? Di questi alimenti fit, il discorso è anche questo, no? Mi trovate una persona nel bodybuilding, ok? Un atleta di bodybuilding a livello internazionale pro che si fa le ricette fit, per favore? Uno. C'è Chris Bumstead in alcuni video, però in un video, lui ha, un, in un video, no, all'inizio, alcune cose, però lui, quando aveva iniziato a fare i full day, non mi ricordo in che video, aveva specificato che lui normalmente non conta i macros, che lui ha la sua alimentazione e che queste cose le fa per portare quei contenuti e per far vedere quello, insomma, Lui quel punto. c'ha la ragazza che gli cucina, che diceva sempre, la mattina, tante volte gli faceva pancake.
Ma è gente che sta a 4.500 calorie e si fa un pancake la mattina, punto e basta. Vai a chiedere a Chris Bumstead se si mangia le barrette proteiche No, lui si o se si fa. mangia la pizza fit. Lui si fa il pancake, peraltro lo fa vero, ce cioè lo fa proprio con le uova. Tra Capito? l'altro, sì. Sì, Almeno da sennò quello che si vede, ho visto che fanno anche i waffle. eh. Sì. Sì, Però, però. regà, io, da quelle, io vi dico questa esperienza, che poi ce l'avete anche voi, Fede, perché stai in Ultraflex, Lore, perché stai nel settore e tutto, di cui molti ragazzi non si rendono conto. Regà, quello che voi vedete sui social non è vero, ma non perché fanno tutte altre cose, ma perché nella realtà io vi assicuro che gli atleti, cioè, sono easy. Cioè, voi non vi immaginate, non c'è un atleta che si mette a fare le ricette, le cose che vedete nel full day of eating. Di base loro, cioè, proprio easy. Easy, easy, easy. Comunque, diciamo che cercano di renderlo più semplice possibile. Cioè, già comunque uno stile di vita a 360 gradi molto impegnativo. Se poi comunque davvero devi, cioè, onestamente, io vedo anche Cuba, Sì. esempio. Anche lui non è che quando vedo i full day non sta lì a fare, cioè, non ho mai visto fare ricette fit. Sì, Cioè, sì, sì, sì. anzi, fa di quei miscugli, quegli intrugli, dico, come fa? Sì, no, Però capito. deve essere così. Il discorso è che secondo me se si vede nell'ottica fitness, ok, quindi tu dici io vado in palestra perché comunque voglio avere un fisico decente, perché comunque voglio essere, tra virgolette, un atleta, mi voglio vedere bene mi voglio vedere bene in spiaggia, tutte queste cose così, ma fatti tutte le ricette fit che ti pare. Capito qual è il discorso? Però a questo punto, cioè una volta per tutte, mettiamo un cavolo di paletto in mezzo dove vediamo che c'è differenza tra bodybuilding e fitness just for fun, ok? Cioè, è importante fare questa distinzione perché è anche per questo, secondo me, che la maggior parte delle volte il bodybuilding non viene visto come uno sport. Grazie al cavolo, se tu mi porti come esempio tutte le persone che vanno in palestra e pensi che quelle fanno tutte bodybuilding solamente perché si mettono sotto una chest press e fanno 12 ripetizioni, qui stiamo proprio sbagliando. Allora, dal momento che ci rendiamo conto, che ci facciamo un esame di coscienza e capiamo, ma io sono una persona che vuole fare bodybuilding o sono una persona che mi voglio solamente vedere bene? E non ci sta nessun tipo di shaming in tutte e due le parti, non c'è nessun tipo di problema in nessuna delle parti. Decidi che cosa vuoi essere e agisci di conseguenza. Sì. Questo è il discorso più grosso. Se tu pensi che puoi essere un bodybuilder e puoi avere determinati risultati mangiando barrette proteiche e pizze fit, non ci capita assolutamente niente. Se proprio che sei una persona veramente Ma stupida. infatti Cioè. ne parlavamo ieri con Ludo. Cioè, purtroppo in Italia si pensa, vedi, ci si allena in palestra, si pensa già di essere atleti. E non c'è troppo classismo in Italia, quello è vero, però cavoli, diamo peso alle parole, capisci? Cioè, anche lì il discorso dipende sempre poi uno da che obiettivo deve perseguire. E se quell'obiettivo è sostenibile a livello mentale, a livello economico, e se poi uno ha le carte in regola ed è obiettivo con se stesso per quello che può dare e può fare. Capito? A livello agonistico, a livello meramente personale, a livello proprio di dici voglio star bene, però onestamente ragazzi, cioè, se uno volesse star bene, vuole vivere una vita wellness, star bene fisicamente, ma ragazzi, chi cavolo, non voglio entrare in voi, ma chi ve lo fa fare di contare i macro? Cioè di andare la sera, di Bravo. dire ok Io ragazzi, stasera questo allora io dico, io devo stare a 400 grammi di carbonetti e 300 grammi di proteine. Devo andare in giro sempre col taccuino. Poi la sera dico, stasera mi avanzano, cosa mi avanzano? 20 grammi di proteine e 30 di carbo. Ok, allora c'è il gelato. Allora ho voglia di gelato, quindi devo andarmi a prendere il gelato. Mi mangio il gelato, però poi per arrivare a tot di carbo devo mangiarmi altri 3 biscotti, almeno arrivo. Cioè, non è vita sostenibile. Che poi io, ragazzi, se uno vuole farlo, che ben venga. Che ben venga, cioè, se uno è felice di farlo, che ben venga, ma no, anche no. Poi vedo, ho visto l'altro giorno il profilo social, adesso non faccio il nome, il profilo social di un ragazzo che comunque lui porta avanti questo discorso dei macro. se poi lo faccio io il nome, non c'ho problemi. No, No, aspetta, no, no. guarda, io sono, cioè, sul mio canale si possono fare tutti i nomi, ma su sto discorso no, perché poi mi prendono a me che No, no. sono No, no, contro, ok? ho scherzato. Per il No, anche resto fate i perché, nomi guarda. che volete, però su questo, No. sull'Infinity Your Macros, no, perché a me mi prendono tipo come la Nemesi a avvoltoio.
No, guarda, sono onesto, Ludo. Io, cioè, a me quando mi vengono a dire conosci questo, io gli influencer sono onesto, non li conosco, zero, zero. Io conosco, io seguo il mio sport a livello agonistico e seguo solo gli agonisti. Cioè, gli influencer, anche, cioè, con tutto rispetto, quando mi dicono il ragazzo che ha fondato Malati di Palestra, giusto? Io non lo conoscevo, sono onesto, ma perché comunque io guardo gli agonisti, ma non per cattiveria, perché a me degli influencer non mi interessa. Capito? Però ho visto questo influencer che diceva mangio patatine fritte, comunque sono in forma gli addominali. Ok. Ma non è un concetto che è vendibile. È vendibile per i ragazzini di 18 anni che si approccia a questo mondo, ma non per uno che è del settore da 15-20 anni, che comunque ci tiene alla salute. I percorsi evolutivi di questa disciplina a livello alimentare, a livello di allenamento, li ha visti, li conosce. Io sono partito da che si facevano le diete senza sale. Da che si colava il sale, si asciugava col panno per togliere sodio, il sale non si sapeva neanche cosa fosse prima delle gare. Poi si usavano i risparmiatori di potassio e si faceva segnare la croce per sperare di non morire. Cioè, io queste cose non le ho mai fatte, ma le ho viste, ho visto tutto l'iter e sto vedendo adesso l'evoluzione che ha avuto il bodybuilding agonistico a livello anche salutare. Ma che Dio, che Dio è giusto che sia così. Ma Ma io, io. guarda, cioè, darei oro per tornare per avere 20 anni e vivere questo periodo con queste conoscenze. Però vedi che tutti i conti tornano? Cioè, nel senso, tu che cosa hai detto adesso? Che siccome ti piace il bodybuilding e comunque stai cercando di diventare professionista in questo sport, tu segui la tua nicchia, tu segui il No, ovvio, bodybuilding. Il fatto ovvio. del fitness non ti interessa niente e non lo segui. No, no. Basta, non La cosa è. perché due cose simili, cioè è come di no, è come di che un atleta professionista di tennis si mette a vedere, comincia a seguire le persone che giocano a tennis Quelli tavolo. che giocano a padel, Sono che adesso va tanto. due sport Eh sì. differenti, capito? Cioè, sono due sport differenti, non perché c'hanno, diciamo, sembrano uguali dall'esterno, allora sono la stessa cosa. Sono due cose completamente differenti. Sì. Guarda, questo è la cosa. E quello che ha detto Lore è proprio, non è io non seguo gli influencer, è che io seguo l'agonismo. Poi il fatto che nell'agonismo non ci Sì, siano sì, sì. influencer è una conseguenza, capito? Cioè fate uno Esatto. più uno voi, capito? Ed è vero, il discorso poi che facevi sulle Fitbit or Macross è quello che dico, cioè la gente è quel punto, ti sbatti per calcolare tutti i macros precisi, perché a me non mi puoi dire a me non pesa, cioè io ti posso dire fai quello che vuoi, però è un peso che tu Sì. senti bene, senti male, a me l'allenamento non pesa, però è un peso oggettivamente. Sì. Quindi il discorso è, a me va bene che lo fai. Però lo devi fare con la consapevolezza che è una cosa di cui potresti benissimo fare a meno, perché se il tuo obiettivo è fare fitness, tu basta che c'hai un'educazione alimentare e vai tranquillo che c'hai gli stessi risultati. Non sono i 400 grammi di carbo invece dei 350-450 a farti la differenza. Primo discorso. Secondo discorso è. Me lo sono scordato, continuate voi. C'è un'altra cosa da dire. Adesso invece droppo la bomba. Cosa ne pensate No, aspettate, aspettate. dell'alimentazione? Va. No, sì, ma scusa, anche te, Ludo, da preparatore, non sarebbe più semplice, cioè, dire, ok, ogni ragazzo, allora io gli do i macro e basta. A questo gli do 500, Scherzi? 250. Scherzi? Cioè, Fate settimana, voi, allora sta, fate voi. fai, questa settimana dopo, dai, droppiamo un po' di qua, droppiamo un po' di là, poi arrangiatevi. Sarebbe la manna per ogni preparatore, piuttosto che stare lì a sbattersi e a pensare, boh, gli inserisco la frutta, gli inserisco questo tipo di carbo in questo pasto. Ragazzi, cioè, ha un senso logico Ma guarda, se esiste questo. io. Oh, porca. Ah, sì, scusami. Volevo fare un attimo, contestualizzare il discorso, perché poi sembra una battaglia fatta così. Nel momento in cui, torniamo alla cosa prima, Milosh che fa usare olio evo e uova piuttosto che fare tutte le cose fit. Io ne ho parlato spesso di tutte le motivazioni, sono veramente infinite. Innanzitutto un discorso di salute. Comunque, se tu lavori nell'ambito della paramedicina, perché il personal trainer, perlomeno UK, è un paramedico come concetto, cioè un lavoro che sta vicino all'ambiente della medicina, cioè del resistance training è a tutti gli effetti un metodo, un intervento medico che si fa, paramedico che si fa. Se tu lavori in questo settore o lavori in un settore vicino al fitness, al wellness, eccetera, tu non puoi divulgare
cose che vanno contro i principi. Cioè, è assurdo. Cioè, per dire che se un nutrizionista portasse avanti un discorso di fit fit your macros, della serie puoi mangiare cose e basta che rientrano i macros, sarebbe radiato dall'albo. Quindi, ma tranquillamente, ragazzi, io ho visto nutrizionisti radiati dall'albo perché sostenevano in maniera netta, cioè senza, come, non mi viene il termine in italiano, mi sto scordando le cose italiane. Comunque, in maniera netta, questo e basta, la paleodieta. Cioè, dicevano la paleodieta. Solo questo funziona, questo qua. Boom, radiate dall'albo. Quindi immaginatevi uno che dice fit, cioè l'importante è che fit è macros. Quindi il discorso di base è in primis un discorso di salute. E se tu sei un preparatore e hai un atleta, natural o non natural, la prima cosa che devi pensare è la salute, anche solo in termini di longevità. Cioè questo ti devi durare. E la salute ha poi un risultato da un punto di vista estetico, perché un atleta più in salute è un atleta che si adatta meglio, perché la risposta ipertrofica è maggiore, il recupero è maggiore, e ha una migliore performance in allenamento. Quindi è un atleta che cresce e c'ha una resa migliore sul palco. Quindi questo è un discorso. L'altro discorso è un discorso anche digestivo. Cioè, voi anche là, il problema è che molte persone fanno fitness, quindi facendo fitness e divertendosi in palestra, che di nuovo non c'è vergogna, cioè non è una cosa che va condannata, non è meglio o peggio, sono due cose diverse. Però io anche da molti commenti e molte situazioni che mi vengono riportate su Direct, vedo che comunque molte persone identificano le 3000-3500 calorie come tantissime per una fase di bulk. Voi non vi rendete conto che preparatori come Milosh o come Patrick, o come tanti altri preparatori di un certo livello, o come io per esempio con Lore. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di quote caloriche che un atleta. Cioè, è proprio arrivare a fargli mangiare tutto quello che può mangiare. Cioè, tu hai un atleta che la sua off-season è mangiare tutto quello che può mangiare per sostenere tutto quello che va a fare. Tra performance, adaptive thermogenesis, tutta una serie di cose. Quindi tu devi avere una macchina che è perfettamente in manutenzione perfetta, cioè che viene trattata in maniera perfetta. È lo stesso discorso del prendere una persona che corre con la Formula 1, oppure io che con la mia Kia Rio sono andato da Roma a Sheffield. Io con la Kia Rio sono andato dal gommista, gli ho fatto cambiare le gomme, segno della croce, dice, siamo andati. La macchina piena come un tacchino e via. Cioè, manutenzione minima. L'olio ci stava, abbiamo fatto il tagliando prima e siamo andati. Logicamente un pilota di Formula 1, cioè non c'è una cosa fuori posto prima di salire sulla cosa. E il bodybuilder è un atleta di Formula 1. Quindi Milosh, olio, evo e uova. Perché? Perché sono le due fonti di grassi che realmente su cui si può più puntare. Perché l'acido oleico, ragazzi, le linee guida dell'American Heart Association dicono massimo il 10% di saturi, massimo il 10% di polinsaturi. Quindi il vostro cazzo di burro d'arachidi, massimo il 10% di grassi da fonti polinsaturi. Anche perché là andate a creare uno squilibrio di omega 6, che ha un impatto proinfiammatorio, malattie neurodegenerative, troppe ne vengono. E la maggior parte, fino all'80, cioè l'80-70-80%, dà i monoinsaturi. Avocado, olio evo, questi. Le uova sono grassi saturi, ma non fanno male, tendenzialmente per il profilo che hanno. Il resto, ragazzi, cioè, andate a vedere la letteratura dell'impatto dell'acido laurico e l'impatto del miristico sulla salute cardiovascolare. Voi avete un atleta che tenete appeso un filo perché si tengono appesi un filo a un certo livello, natural di meno, però comunque. In realtà no, Lu, perché gli atleti di natural, ancora di più secondo me, sapendo che l'unico diciamo, discorso anabolico che hanno è quello dell'alimentazione, ci sono Sì. stati ancora più attenti da Quello quel punto ovviamente, di vista. quello ovviamente. E che non si venga a dire perché poi è uscita pure quella. I grassi sono anabolici, i grassi saturi fanno di qua. Mantenere un livello minimo, un intake minimo di grassi è benefico, ma non è che se tu stai a 500 grammi di grassi allora produci più testosterone. Cioè, raga, fantascienza. Ma guarda, ti dico, anche, soprattutto perché gli atleti natural hanno uno squilibrio ormonale molto peggiore degli enhanced, per Ah, carità, sì. ma l'atleta natural al profilo del testosterone, cioè se lo guardi nel periodo pre-contest è qualcosa di assurdo, cioè di inguardabile, capito? Guardalo a fine carriera. Cioè, ce ne sono tanti che a fine carriera sono dovuti andare in TRT, perché cioè, l'asse era proprio completamente Pensa sputtanato. cavolo. Sì. Poi in Italia c'è comunque c'è ancora la credenza che ci sono degli integratori che agiscono sul testosterone. E io adesso me ne sto studiando un po', non esistono.
Non c'è il tanto soprannominato, il tanto decantato Tribulus, l'unico effetto che fa è abbassare un po' il cortisolo, ma a livello di OTC, zero. Cioè, non ha nessun integratore effetti sul testosterone, nessuno. Sì. Droppo una bomba velocissima, Vai. perché almeno dopo proviamo sulle altre domande. Dal punto di vista bodybuilding, quindi, e fitness, quindi dividiamo queste due branche. Cosa ne pensate della dieta old school a questo punto? Old school. Allora, guarda, io ti dico, secondo me abbiamo fatto tanti passi in avanti nella scienza della nutrizione in generale, quindi secondo me è stupido non considerarli. Il problema è proprio che le persone vanno sempre a dire, come nella domanda, ma non per la persona che ha fatto la domanda, però cioè, siamo portati come esseri umani a contrapporre due estremi, old school oppure fit, fit your macros. A me quante volte le persone hanno detto... Per sostenere l'i fit, fit your macros hanno detto non ti mangi junk, sei un ortoressico, no? Cioè non a me, però dico in generale parlavano delle persone che curano le fonti parlando come ortoressia. E il discorso è che a parte che l'ortoressia è una casistica patologica totalmente diversa, però c'è un bel mondo nel mezzo, cioè c'è il grigio nel mezzo, che è dove si dovrebbe stare. Quindi rispetto all'old school, a me l'old school non piace per il semplice fatto che va a restringere troppo le fonti. La sostengo in un contesto di contest prep, quindi quell'atleta per quelle 12-16 settimane per me deve stare in old school, ma per il semplice fatto che l'atleta deve essere modulato alla perfezione e non devi avere variabili, ok? Non puoi avere incognite, non te lo puoi permettere come atleta. Quindi devi, old school ti parlo, però non riso, pollo e broccoli, queste tre cose, c'hai un po' più di altre fonti, pian piano magari le vai a restringere, c'hai patate, patate dolci, avena, c'hai olio, c'hai uova eventualmente, l'albume, il merluzzo, pesce, salmone, carne rossa eventualmente. Ecco. Diciamo più whole food, quindi tutti i cibi non processati, chiamiamoli così, Sì, diciamo, la maggior diciamo di parte. sì. Non andrei troppo sull'integrale, non andrei troppo sui legumi, per esempio. Questa è un'altra cosa che volevo dire. Ultimamente sto inserendo come fonte integrale l'ultimo pasto di carbo a cena e mi Sì, sto trovando un sacco bene ci sta. perché digerisce molto più lentamente. Mi riporto più avanti, io perché comunque ceno verso le 7:30-8 e vado a dormire verso le 10:30-11, quindi comunque un po' di tempo ce l'ho prima di andare a dormire. E devo dire che non sento più quella fame di prima. Quindi anche questo, vedete come diciamo, usare la fonte giusta al momento giusto è la cosa migliore. Sì, Perché tutto qui. però. Sì, però calcola, c'è molto la soggettività, cioè quello va tanto prove ed errori. Esempio, guarda, ti dico, lì devi provare, perché io con il riso integrale, cioè io con le cose, cioè, ho provato, intanto mangiavo il riso integrale, mi fa venire acidità, pesante. Vabbè, La pasta, immagino. no, anche stando a 100 grammi, per dire. Cioè non, però a me fa venire proprio acidità. Basmati, nessun tipo di problema. Io sono pro cereali integrali. Cioè, quando mangio la pasta, cerco di mangiare quella senza glutine, ma inserisco grano saraceno, inserisco diverse fonti su quello. In off è logico. Poi, quando sei in contest prep, cerchi di restringere. Però io sono pro integrale, però guarda, il discorso school e tutto, io sono, guarda, penso di essere l'esempio, io ho fatto lo school, l'ho provata, quindi quei 3-4 alimenti, punto. Adesso cerco, vario molto, però sono completamente distante, esempio, dai junk food, cioè da contare i macro e tutto. Nel mezzo, quello che dico, nel mezzo. Nel mezzo, cioè, esempio, se io devo fare un junk, vado fuori a cena o voglio mangiarmi una pizza, non vado a mangiare la pizza fit, mi mangio una pizza, ma una pizza come si deve. Il gelato, voglio il gelato, mi prendo un gelato artigianale come si deve. Voglio mangiarmi le patatine, mi mangio, cioè, capito? Cioè, quello secondo me è dare sfogo al palato, non mangiare un gelato fit che davvero, adesso per carità, a livello tecnologico siamo andati avanti. Molto avanti, però cioè, non è gelato, ragazzi. La pizza, cioè, non è pizza, capito? Quello discorso.
la via di mezzo. Poi è logico, come diceva Ludovico, quando entri in pre-contest restringi il campo. Poi io sono onesto, io non ho molta voglia di mettermi lì a cucinare, fare le cose un po' strane, quindi vado proprio sul basic. No, ma considera poi in pre-contest normalmente l'atleta mangia più verdura. Per cui Esatto, non puoi esatto. metterti con l'integrale, non puoi variare più di tanto. Anche i No, no. legumi sono molto fibrosi e poi peraltro tendono a essere digeriti più, con più difficoltà. Quindi in generale, quando c'hai l'eccesso di fibre, più legumi, eccetera, rischi di fare un patacchio. Io ti dico, contest prep la vedo molto. Non eccessivamente stretta, però comunque una rosa di alimenti più stretta, e per semplicemente ridurre le variabili, sempre avendo l'accortezza di avere un pool completo anche da un punto di vista di vitamine e minerali. Non sarà la dieta più varia del mondo? Non, no, no, questo no, però sono No. 12 settimane. E a un certo punto sul palco ci devi salire, eh? Cioè in perizoma davanti alle persone ci devi stare, quindi non è che puoi fare. Sceglievi un altro sport, se Sceglievi un no. altro sport, mentre Nemmeno, invece non in off. pensare. Ma. Non pensare, Lore, perché io venendo da altri sport, Sì, no, vero, quando sei in bootcamp, che vero. Vero. cioè, mangi quattro cavolate proprio, sono sempre quelle. E quindi comunque, proprio questo per ribadire che comunque cioè, il bodybuilding è uno sport. Cioè, deve essere trattato come uno sport. Sì, E sì, sì. se vuoi fare bodybuilding, sei un atleta e quindi fai zitto, sei zitto e fai pippa. Quindi vai giù, si fanno le cose come devono essere fatte, punto e basta. Se sei in contest prep, ti mangi quelle quattro fonti che sai che non ti fanno male, fondamentalmente. E io, dal mio punto di vista, preferisco tenere sempre quelle quattro fonti e magari a quel punto usare degli integratori. Per andare, diciamo, a bilanciare tutto l'apporto minerale e vitaminoso. E vitaminico, scusate, vedi? Ogni Vai tanto tranquillo, vai tranquillo. Io prendo. ormai ci sono abituato. Vado a competere, Va vado a competere. Dice sempre. a competere. Quindi questo, cioè, nel senso, io terrei in contest prep proprio i quattro alimenti che sai che digerisci perfettamente. E a quel punto inserire minerali e vitamine. Sì, questo Quindi sicuramente. questo è il mio punto di vista. Dal punto di vista, se volete andare solamente in palestra e quindi essere, tra virgolette, volete solamente essere, avere un bel fisico, andare magari in spiaggia a mostrare gli addominali, a quel punto in realtà potete fare un po' quello che vi pare, cioè nel senso, stando molto attento sempre alla salute, però è molto più variabile il discorso. Io, Questo è. guarda, l'unica cosa che dico è l'off season anche per l'agonista, secondo me non deve essere old school, deve essere sempre fonti pulite, per quel che vuol dire, insomma, capitemi, però molto varie. Cioè, l'alimentazione, ovviamente abbiamo, rispetto a quella che è la nutrizione per le persone, abbiamo un problema principale, che devi mangiare tanto. Quindi là il discorso è che non può, cioè devi utilizzare molti cereali raffinati, quella è la grande differenza, sì, rispetto alle altre, tanti cereali raffinati, cioè tanto sì, perché non puoi avere una certa quantità di carbo quasi tutto dall'integrale, o non puoi prendere No, no. troppi legumi, devi diminuire magari i legumi, veramente pochi, però sono pochi proporzionalmente alla tua dieta, ma magari sono normali rispetto a quello che mangia un sedentario, no? 3 volte a settimana una piccola porzione di legumi, that's it. Molto semplice. Però comunque tenerla più varia possibile, capito? Quindi magari ti mangi, non so, 7 etti di riso al giorno, di cui un etto integrale, o uno o due etti integrale, per dire. Oppure uno o due etti te lo fai di farro, orzo, quinoa, amaranto, bulgur, insomma, troppi ce ne sono. Ragazzi, passiamo alle domande, quelle un po' più, tra Yes. virgolette, personali. Vai. Colpiamo. Allora, subito, domanda per Lore. Obiettivi agonistici. Quali sono i tuoi obiettivi agonistici nel 2022? Cosa vogliamo fare? Allora, noi adesso abbiamo finito la fase di off season, cioè fino a, oddio, almeno, no, almeno fino a abbiamo finito la fase di off season spinta, cioè dove comunque teniamo le calorie alte, stiamo quasi adesso siamo quasi fine mesociclo, per iniziare solo a accusare un po' la stanchezza. Infatti anche glielo dicevo a Ludo ieri, inizio sai quando ti svegli che inizia un po' a pesarti andare in palestra. Fortunatamente la performance rimane, cioè i pesi, la performance non stalla, anzi, bene o male sta tenendo bene. A livello di alimentazione inizio a fare un po' fatica. Cioè, poi dipende, perché al mattino a colazione
faccio fatica a farla, però poi quando mi alleno la fame mi viene. Cioè, nel post allenamento, nel post-post, che in due pasti mi mangerò quasi mezzo chilo di riso, cioè va giù tranquillamente. Cioè, senso. Infatti, ieri addirittura dicevo a Domenico, mi sono mangiato le gallette, 225 grammi di gallette. La mascella io non so come mangi. Esatto. Vabbè, ma se tu, cioè, l'aspetto le ghiande qua da criceto ci sono. Cioè. Ma il massedere però c'hai. Sì, no, infatti io in off, non, cioè, vedi, anche poi rifaremo questi video quando sarò anche, quando avrò un viso presentabile. No, e come dicevo, adesso noi abbiamo calcolato, bene o male, il periodo del contest a settembre. Ho visto che c'è una gara, se non erro, la Yamamoto Tsunami. Cup. No, il tsunami la fanno a Roma. Aspetta. Aspetta, Il sì, mi 10 sembra di 11 sì. tsunami. No, Yamamoto dovrebbe Ah, essere. Yamamoto la fanno a settembre, il 9 e il 10 fanno il regional. Adesso devo guardarmi poi bene le date. Comunque, il 9, il 10, ok. 9 e l'11 10, sì. settembre, sì, che tra l'altro lo fanno qua vicino a casa mia, quindi per una volta non devo andare, non devo spostarmi. Puntiamo a quella come primo step. Quindi ipoteticamente inizieremo il contest prep con maggio, grosso modo. Inizieremo la discesa graduale. Adesso con le calorie siamo ancora molto alti. Ludo vuole tenermi così per poi cercare di partire da uno step alto, comunque. Adesso, non, come dicevo, non mi vedo benissimo, però è normale. Adesso l'importante è che la performance tenga e. Guarda, onesto, lo specchio cerco di guardarlo il meno possibile. Non mi interessa adesso, mi interessa relativamente. L'importante è consolidare il peso e tenere la performance, stare in salute, star bene. Tutte cose che poi nel pre-contest ci tornano utili. Che poi dopo lo specchio è una conseguenza. Molti, purtroppo i guadagni, quello che tu guadagni, deve essere, cioè devi pensare prima alla macchina, al motore, come funziona, come gira. Poi lo specchio, vedersi il portare il risultato finale è una conseguenza di tutto. Quello che cerco di dire anche a tanti ragazzi. Ragazzi, state bene, lavorate bene, la performance migliora, avete una digestione ottima, continuate a migliorare. La parte fisica, quello che poi vedrete allo specchio, è il risultato, è il risultante. A meno che uno ha una genetica proprio che la butta sotto le scarpe, ma il risultato c'è. E noi stiamo lavorando in quella direzione. Per me è tutto nuovo con Ludo perché sarebbero comunque le prime gare, infatti i feedback saranno super costanti perché comunque lui non mi conosce, cioè abbiamo lavorato ottimamente in off season, però il pre-contest è tutto diverso. E come primo step vediamo quella a settembre, poi vediamo strada facendo, vediamo cosa fare. Da là Quindi idealmente si apre questa era il. anche la seconda domanda in realtà, quindi già risposto a due domande, però obiettivi agonistici, lo so che tu non lo vuoi dire, ma dillo No, 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 se sono vuoi. onesto. No, no, secondo me no, papà, no, no. Tanto la scaramanzia a 37 anni l'ho messa dentro il cassetto. Cioè, ormai, cioè, nel senso, no, io onesto, non è questione di spocchio o di non credere. Io credo nelle mie possibilità. Ci tengo particolarmente a prendere la Pro Card, ma non perché è un punto d'arrivo. Cioè, onesto, non è che mi interessa scrivere Lorenzo Fabiani FBB Pro sul social, capito? A me interessa iniziare il percorso agonistico da pro. Cioè, mi piacerebbe confrontarmi con i migliori al mondo e far parte di quel circuito. Cioè, non è un punto di partenza che lo ambisco e lo spero e lo aspetto da tanto tempo, ma a livello personale io ci tengo particolarmente. Ho detto perché per me è davvero un punto di partenza per far bene, far provare, cioè, voglio farlo e quello non ho remore nel dirlo, onesto. Vediamo sta pro carta. E forse c'è l'Arnold qua in UK, no? Sì, infatti io davvero quello non volevo dire, però mi piace, siccome c'è la 212, ho visto, e il top sarebbe far bene qua in Italia e poi andare provare a calcare quel palco, cioè provare a calcare quel palco, perché nella vita non esiste provare, o le cose si fanno o non si fanno. Però sarebbe bello, sarebbe quello, e siccome comunque non ho 20 anni, cioè. Una volta presa la Pro Card mi piacerebbe comunque partecipare alle gare pro, cioè fare proprio il circuito pro. Allora, la prossima domanda, che
che è stata fatta sia a me che a Lore, come abbiamo conosciuto Ludo e come l'abbiamo scelto come coach, cioè perché abbiamo scelto lui come coach. Io non Vai, parlo Lore. oggi. Beh, vado Dopo io. tocca a te. Allora, io Ludovico, io ho iniziato a approcciarmi. Allora, io prima ho conosciuto, cioè conosciuto, ho iniziato a leggere di John Meadows, John Pakulski, ho iniziato a informarmi. Io, onesto, io ero ignorante sotto questo punto di vista. Io, siccome il preparatore che avevo prima non mi faceva gli allenamenti, onesto, perché sapeva che bene o male mi arrangiavo io. E io cosa facevo? Prendevo spunto da un po' da autodidatta, bro split a manetta, seguivo molti pro, onesto. Io seguivo anche Nicolas, lo svizzero, Culoado. e mi guardavo i suoi allenamenti, sono onesto, li copiavo. Cioè, come una volta quando prendevi il giornalino del flex, ti facevi dire, però il problema è che quegli allenamenti poi me li portavo in gara, e bene o male funzionavano un po'. Ho seguito, poi chi è che era un altro, un competitor, 212 libbre, Zane Watson. Adesso, anche i suoi allenamenti, faceva tipo i giant set, ho fatto un pre-contest a fare i suoi allenamenti. Comunque, quando mi sono poi approcciato a John, ho conosciuto un amico in comune, di Ludovico, come si chiama? Poi ho visto, io Ludo, onesto, non lo conoscevo prima. Ho visto come lavorava, ho visto i suoi programmi, ho visto come lavorava sui ragazzi e prima del San Marino già l'avevo contattato. Infatti gli avevo detto, guarda, io finisco questa gara, questa serie di gare, poi vorrei iniziare l'off-season con te. E infatti subito dopo la gara ci siamo messi in pista, perché poi vedendo gli allenamenti di John, vedendo lui come lavorava, non che lavoro uguale a John, però ho visto il metodo, ho visto proprio il metodo. Lo studio che c'è dietro quel metodo che utilizza, che poi non è il metodo Ludovico, è il metodo, cioè è quello che lui comunque descrive, che è il suo, cioè mi ha subito colpito. Ho detto allora no, proviamo e da lì. Poi c'è stata la pandemia di mezzo, purtroppo, però davvero, avessi potuto conoscerlo prima sarebbe stata una gran cosa. Dal punto di vista mio, molto più a livello, diciamo, social, nel senso che quando io venendo da altri sport, venendo dagli sport di combattimento, comunque sport di contatto, seguivo ovviamente altri tipi di pagine, altri tipi di YouTuber, se possono essere chiamati così. Quando mi sono cominciato a... quando mi è cominciato a piacere il lavoro in palestra, quindi bodybuilding, ma anche strength and condition, ho cominciato comunque a vedere tutti gli influencer, se possono essere chiamati così, tutte le persone che comunque parlavano di bodybuilding e parlavano di strength and condition, e ovviamente più andavo avanti col tempo e più determinati influencer li lasciavo andare via, capito? Cioè, non li seguivo più perché mi rendevo conto delle cavolate che ci stavano dietro, perché quando poi le provi determinate cose in palestra le vedi che non funzionano. Invece l'unica persona che rimaneva sempre nel mio canale YouTube, nella mia pagina dei preferiti su YouTube, era proprio Ludo, che comunque io proprio aspettavo i video che facevo uscire, perché proprio cioè, era un qualcosa che mi piaceva proprio seguire durante la settimana. E mi sono proprio reso conto di quanto fondamentalmente le cose che diceva avevano una base logica, e che comunque quando le andavi poi a riportare in palestra comunque funzionavano. Quindi ho cominciato magari facendogli qualche domanda quando ancora comunque gli chiedevo come potevo, io ho fatto proprio una domanda all'inizio come se potevo comunque aumentare massa anche quando facevo sport da combattimento. Questa è stata proprio la prima domanda che gli ho fatto in realtà, e lui mi ha detto, gentilissimo, mi ha risposto dicendo che comunque ci sarebbe stata un'evoluzione muscolare se l'introito calorico era comunque maggiore di quello che consumavo, che però comunque non mi sarei dovuto aspettare niente di particolare, perché comunque c'è bisogno proprio di un allenamento ipertrofico per poi andare a sviluppare la massa muscolare. Dopo un po' di tempo comunque l'ho contattato proprio per il coaching online, e poi è successa la pandemia pure con me, è vero, e quindi praticamente niente, col fatto della pandemia ci siamo un attimo staccati, e poi dopo
ho deciso di andarlo a vedere nella sua gara a Birmingham, vero? All'Arnold, a Birmingham, Sì, sì. Però prima sei Birmingham. venuto in palestra. Ah, è vero, è vero, è vero. Ti avevo contattato per fare dei personal, Sì, è vero. prima però. Sono venuto su, quindi mi facevo da Cambridge 3-4 ore di macchina, andata e ritorno, giusto per farmi un allenamento. E poi niente, siamo rimasti un po' comunque siamo rimasti in contatto e lo sono andato a vedere all'Arnold. Dopo la gara, praticamente, io non sapevo cosa aspettarmi perché comunque, cioè, era più una relazione che avevamo tra coach e atleta, non c'era nient'altro. Invece dopo l'Arnold, comunque siamo stati, boh, non so, 3-4 ore insieme in fiera, Sì, ho sì, sì, sì. dimostrato comunque una persona che è veramente, cioè, gentilissima e super affabile, cosa che ancora, cioè, quello che mi dimostra praticamente tutti i giorni adesso che praticamente viviamo insieme. E si può, ma vi allenate sempre insieme, sì. Sì. Tutti i giorni sempre, sì. Perché Tutti i praticamente giorni. all'Arnold a Birmingham lui fa: eh no, c'ho una notizia perché forse salgo a Sheffield perché vedere così cos'ha, l'ha buttata là. Allora io tipo subito ho preso l'occasione e ho detto: no, no, se sai che Sheffield è top perché ci alliniamo insieme, facciamo tutte le cose insieme. Allora lui che doveva salire tipo maggio, giugno, Maggio. sì, maggio, dopo poco mi chiama e dice: oh, tipo tra 2 settimane salgo. Prende baracca e burattini, si è trasferito a Sheffield. Tanta Capito? roba, tanta Quando le roba. dicono. Ma com'è allenarsi insieme, avere un compagno, lascia stare il discorso amicizia, però avere sempre qualcuno con cui allenarsi. Secondo me è un game changer proprio, cioè nel senso comunque non ci sta schema motorio, non ci sta, non lo so, split d'allenamento migliore di averci uno spotter in realtà, ma da Sì, tutti i punti di vista, eh. poi cioè, hai preso uno spotter con la S maiuscola perché comunque lui, cioè nel senso, con lui non puoi sgarrare. Cioè, non è che quell'amico che dice, vabbè, anche se fai la serie a cazzo, cioè lui. No, ma guarda, ti dico parlando proprio nel senso la verità, proprio la verità. Sì. I primi tempi era molto, ancora c'era un po' di distacco in realtà. Comunque io non sapevo fino a che punto potevo spingermi là e viceversa, penso. Più andando avanti con il tempo, comunque, e più comunque dal mio punto di vista, io sembra che sto a scuola tutti i giorni. Cioè, io mi rendo conto di avere la possibilità di poter fare un sacco di domande tutto il tempo. Cioè, io ogni volta che vado all'Ultraflex, per me è come andare a scuola per 3 ore. Imparo, veramente imparo un sacco. E dal punto di vista, comunque, ho imparato come anche l'approccio che ci dovevi durante l'allenamento, perché per me era tutto niente. Cioè, proprio in ogni set, quando invece magari tante volte c'è bisogno un attimino di capire come periodizzare l'allenamento, scusami, il mesociclo, ma anche l'allenamento in realtà. Anch'io sono come te, cioè, perché comunque essendo sportivi, venendo da discipline diverse, sia che sia sport di squadra che soprattutto lo sport individuale, noi siamo abituati che esiste o il bianco e il nero, o vinci o perdi. E quindi questo nel bodybuilding può essere un'arma a doppio taglio. Io una cosa che ho visto negli anni è una cosa che ha limitato molto, allenarsi sempre alla morte, 365 giorni l'anno, non va bene. E io questo ringrazio Ludo perché io, come dicevo anche l'altra volta, io lo scarico, non sapevo nemmeno cosa fosse, mai, cioè mai visto. È vero, eh no, perché comunque ogni serie è tirata al limite, super stretto, che poi davvero cioè, arrivi a un certo punto che muovi l'aria, cioè è una cosa inutile. Quindi sì, comunque il fatto, cioè raga, io nel senso cercavo sempre di allenarmi con lo spotter da quando faccio bodybuilding in realtà, perché mi rendo proprio conto che lo stimolo è completamente differente. Ovviamente io Ludovico adesso più che mai navighiamo alla stessa velocità nel senso di mentalità, non pesi assolutamente e di tecnica, però non c'è nemmeno più bisogno, tra virgolette, di dirsi le cose. Cioè i set oramai vanno proprio avanti da soli, come per esempio oggi abbiamo fatto un allenamento di femorali, ci sono degli schemi motori, c'è stato per 2 o 3 volte siamo saliti, diciamo, sopra la macchina. E non avevamo nemmeno ben deciso quello che volevamo fare. Però
però se sai che tu comunque quella sera la devi portare a cedimento e ti fidi della persona che ti sta accanto, ti fai, cioè è l'altro che decide l'allenamento per te, però se fidandoti comunque sai che quello che quella persona vuole il meglio da te e quindi cercherà di devastarti il più possibile, capito? Quindi questo è stato un po' questo è il Sì. discorso. La cosa tanto è stata all'inizio, logicamente, anche le persone si rendono conto che in palestra ci vai, ma ci vai che tu hai lavorato, lavori, c'hai i tuoi cazzi, c'hai insomma tutti gli impegni, le cose. Quindi ogni tanto è difficile entrare nel mindset. Là entra lo spotter, no? Quindi all'inizio questa cosa gliel'ho dovuta dire a Fede. Perché ho fatto una sessione gambe, mi ricordo ancora, e iniziavo a essere cotto e in più c'avevo tipo dei pensieri lavorativi, cose. Quindi non mi ero spremuto troppo. Ho rivisto i video e mi sono reso conto di quanto poco mi ero spremuto. E gli ho detto, Fe, quando mi vedi così, incitami, fai. E lui logicamente non si sentiva di poterlo fare all'inizio, no? Sentiva un po'. Cioè, sai, non so quanto posso permettermi, tra virgolette, di dirgli. Io gli ho detto, qua, quando mi vedi che è così, magari è perché ho un pensiero lavorativo, ho la testa che mi va da un'altra parte, che purtroppo sono cose che succedono, cioè non ci puoi fare niente. Cioè, non sono atleta non faccio solo questo, ok? C'ho mille altre cose. E in questi casi, spronami. E l'ultima sessione gambe, avevo fatto il loading set, volevo fare uno schema. Non c'ero riuscito perché praticamente per fare quello schema avrei dovuto tenere i wraps per troppo tempo e mi stava congestionando il polpaccio. Quindi mi ero tipo iniziato a scazzare per questa storia. Quando mi sono messo. Allora gli ho detto guarda, faccio un back off. Quando mi sono messo sul back off, lui subito buh buh, una botte sulla schiena. Vai, vai! E io mi sono svegliato e ho fatto dai, ce l'ho, ce l'ho. E mi sono ripreso. Perché già mi stavo scoglionando, no? Invece mi sono subito riaccappato. E là la differenza l'ho proprio vista. Cioè, nel senso, là è stato proprio. Ho visto il totale cambiamento rispetto alle prime volte. E poi, per la verità, il discorso è che, stando in sintonia, molto spesso chiacchieriamo molto. Però è bella questa cosa che chiacchieriamo tanto, però poi la serie è la serie, quindi riusciamo a anche entrare nel mindset molto bene. E poi da che, magari tra le ripetizioni, quando facciamo warm-up, chiacchieriamo, quando iniziano le serie allenanti, c'è cioè quei 10 minuti, 20 minuti in cui siamo molto più nel flusso. E sì, poi ci sono, cioè nel senso, io lo cioè non è cerco di essere anche poco logorroico da un certo punto di vista, no? Anche perché Fede è bravo, cioè veramente bravo, nel senso che le esecuzioni sono molto pulite, è anche forte, come atleta è forte per stare tra virgolette ai primi anni. Cioè ci sta comunque le 5 pizze sul Cybex le tocca, cioè sta poco sotto di me, cioè non è che c'è tutta questa differenza. E io di solito, cioè io guardo molto e quando vedo alcune cose, giusto quando le vedo intervengo, magari parte che gli attacco un pippone su alcuni discorsi, eccetera. Però cerco sempre di dargli degli spunti che siano un po' più, cioè un po' più sulla pratica, tipo oggi il discorso delle forzate quando ti faccio una forzata, ti porto su. Tu quando ti ho portato su, rimani un attimo e aspetta il contraccolpo di quando lascio, perché se non rimani un attimo a stabilizzarti, io lascio e tu subito scendi. Perché c'è perché c'è un picco di tensione, no? Quindi arriva in alto, aspetta il picco di tensione, quando il carico è di nuovo tuo, inizia a scendere lento. Perché cose del genere, che logicamente mi rendo conto anche, cioè è molto proprio pratica, esperienza, pratica, no? Però sì, la cosa è lo spotter è comunque un game changer, in assoluto. Sì, però vedi, dipende, cioè, per voi, cioè, nel senso, voi Dipende dallo tenete spotter. perché purtroppo, guarda, io ti dico, io mi alleno da solo, cioè io chiedo aiuto solo nei compound dove voglio proprio, tipo, che ne so, una squat o una pressa, però anche lì, beh, è logico, uno squat per sicurezza o una panca, però ho trovato il mindset giusto. Cioè io, non, quando io so che ho quell'ora, quelle 2 ore per allenarmi, ma non mi perdo via in chiacchiere, per carità, poi ci sta, cioè, c'è la giornata, magari devo fare braccia, che è un allenamento un po' più tranquillo, però ho trovato cioè, paradossalmente, se dovessi avere uno spotter mi allenerei male.
Cioè, ma perché trovare qualcuno non alla mia altezza, per carità, ma trovare qualcuno che comunque si allena bene, ha una tecnica corretta, non devi incitarlo. Cioè, paradossalmente dopo passerei tutto l'allenamento a correggere l'altro. Certo. Cioè, non è che mi perdo via io, ma non mi Sì. gusto quell'intimità che io ho trovato in allenamento, che riesco a esprimermi e che mi tengo per me. Per me è quell'ora e mezza, è mia, punto. Sì, ma Magari mi faccio però. Sì, dimmi. allora, cioè, il fatto è questo, cioè, lo spotter non è uno scappato di casa, cioè, nel senso, quando uno parla di Sì, spotter, ovvio. è una persona che comunque nell'andare avanti con il tempo hai trovato veramente un feeling, perché io sono pienamente convinto, cioè, anche perché comunque dai video che ci mandi, che c'è dalla pressa che hai fatto, si vede benissimo che non ti serve uno spotter, ok, per No, ma arrivare al sì, massimo no. effort, quello dico. Sì. Però secondo me, soprattutto adesso che comunque vuoi diventare pro e comunque vuoi, diciamo, calcare determinati parchi, io, nel senso proprio un consiglio spassionato, se hai la possibilità comunque di guardarti intorno e di trovare qualcuno che pensi abbia la pasta da lì a un po' di poterti dare una mano concreta nell'allenamento, io sinceramente proverei. So proprio, cioè, nel senso proprio. Guarda, io ti dico la mia esperienza, io mi sono sempre allenato benissimo da solo, cioè proprio non ho mai sentito la necessità dello spotter, se no logicamente in certi casi tipo i drop e le cose che devi chiamare qualcuno Sì, che sì, magari sì. ti viene con l'ampo dei dischi da una parte all'altra, un po' Sì. noioso, però a parte quello non è che ho, cioè io da solo mi alleno benissimo, vado benissimo. Il discorso dello spotter è che devi beccare qualcuno, ma non che sia, non ti parlo di bravura. Ma ti parlo proprio che sia sulla tua No, stessa lunghezza d'onda. Cioè no, no. Sì. quello, cioè, non deve, cioè per me almeno, non deve essere né una persona esagerata, perché a me dà fastidio anche le cose esagerate. E io mi rendo conto che magari guardando dai video, sui trailer o le cose che posto su Instagram, sembra tipo un mio approccio all'allenamento tipo iper esagerato. Però logicamente se Alex fa un trailer, mi monta le parti più toste. Non è che io ogni Eh sì. serie sto così, sbuffo, urlo, ci vado sotto. Cioè, se ho 500 kg su una pressa, sì, ma più per buttare via la tensione, perché so 500 kg, capito? Mi cago anche un po' sotto, no? Eh sì. Per cui a me non piacciono quelli che sono troppo carichi in generale, cioè mi dà fastidio, che si mettono a gridare senza motivo, che fanno urla strane, cioè quello mi dà al cazzo. Però allo stesso tempo, cioè, sto bene con qualcuno che se deve urlare, urla. E poi soprattutto. A me una cosa è che io mi sono allenato con tante persone, a me quando, io lo dico poi sempre all'inizio, però purtroppo alcuni non ce la fanno, no? Quando inizio a rallentare, non ti devi avvicinare al cazzo di pressa, non ti avvicini, non tocca niente. No, Sì. quando te la chiamo? Io quando te la chiamo, infatti Fede, ogni volta, solo quando gliela chiamo, sta là e fa, proprio, anzi ormai non gliela chiamo neanche più perché tanto lo sa lui, quando vede che è, Ormai c'è. ormai lo capisce, mi dà il minimo aiuto necessario. E poi c'è la cosa che logicamente c'è una persona che decide lui quante altre ne devi fare. Cioè, quando arrivi a essere cotto, tu magari fai una negativa quando sei da solo, eccetera. Invece se c'è una persona che ti dice facciamone altre 5, tu ne fai altre 5. Cioè anche, cioè, mi ritrovo molto in uno stile di allenamento in cui per quello che tu hai in corpo, invece di fare un chasing the log in cui raggiungi il cedimento, provi a batterti, io penso a raggiungere il cedimento, Fede pensa al resto. Pensa a spingermi oltre, ad andare oltre. E ti dico che io la differenza la sento, eh. Perché comunque quando sei arrivato al cedimento, e io quando arrivo al cedimento è cedimento, salvo le Eh parti ad sì. alto volume, accumulo di fatica, però in chasing the log, quando arrivo al cedimento è cedimento, cioè proprio a star male. E quando arrivi a quel punto e c'è una persona che ti dice ne facciamo altre 5, tu ne fai altre 5, che cazzo fai? Capito? Lui perché sono io a dirglielo, io perché è lui a dirmelo, se ne fanno altre 5. O altre 10 o quel che è. Cioè, comunque è un'altra cosa. Che ti ripeto, non vuol dire che da solo è. Però, se trovi la persona, una persona con cui c'hai quella sintonia, c'hai quella stessa lunghezza d'onda, funziona molto bene. Anche perché poi ci sono molte riflessioni che si condividono. Cioè, nel senso, stai là, io gli spiego e cerco di spiegargli tanto le logiche. Cioè, ogni metodo, ogni stile di allenamento c'ha una logica. Quindi non puoi allenarti con una mentalità chasing the log se stai facendo un alto volume alla John Meadows. Capito? Grazie. Anche
se fai un SST, devi lavorare sulla densità, devi capire che cos'è l'SST. Non puoi prendere gli schemi, e questo ne ho parlato pure con Patrick, che lui diceva: io ho smesso di parlare di fare video online, di farne tanti, perché vedevo che la gente prendeva gli schemi, li appiccicava e diceva: ho fatto l'SST. No, No, l'SST non è così. è uno stile, un metodo, ma è l'attivazione e l'entrare in certi meccanismi per forzare l'adattamento. Meccanismi che principalmente sono la densità di allenamento, per cui tu puoi fare un SST anche senza utilizzare una cosa che ha fatto vedere Patrick. Perché utilizzi la stessa filosofia in altri schemi, non è lo schema che devi prendere e incollare. E discutendone per me è anche crescita, perché ovviamente lui mi dà dei feedback su cui io ragiono, mi fa notare delle cose, quindi comunque anche il fatto che chiacchieriamo molto, ogni tanto chiacchieriamo di cose così, però principalmente chiacchieriamo di bodybuilding, ed è comunque una crescita continua. Cioè anche il mio Sì, modo sì, sì. di affrontare l'allenamento, comunque per quanto io sono sempre stato nerd, analitico, eccetera, io adesso li affronto, è come se ragionassi ad alta voce. C'è una serie televisiva molto bella che si chiama Perception, dove c'è questo professore universitario che collabora con l'FBI e lui è schizofrenico, risolve i casi con le sue visioni schizofreniche. Lui ha bisogno, ogni caso, di ragionare ad alta voce con una sua visione, praticamente una donna che sta nella sua testa, e c'ha bisogno, cioè ogni volta dice. Cerca di proiettarla perché ha bisogno di parlare ad alta voce per capire bene, elaborare e capire quello che il suo subconscio gli sta dicendo, no? E quello è quello che mi sta portando con fede, perché io sto là, facciamo uno schema di allenamento, ragioniamo su qualcosa, io ragiono ad alta voce e gli spiego le cose. Lui fa sempre poi, cosa mi fa morire, fa sempre l'avvocato del diavolo. Cioè cerca sempre di mettermi in difficoltà, no? Dice, ma faccio l'avvocato del diavolo, sempre questa cosa, faccetta, no? Innocente. Ah, faccio un attimo l'avvocato del diavolo. Però, capito? Sei molto più consapevole. No, ma il mio discorso, sì, quello sicuramente, però il mio discorso, la mia paura è che comunque avere cioè, a prescindere da trovare uno spotter con queste caratteristiche ad oggi, nel mio, lo vedo davvero una cosa remota, però sai cos'è? La mia paura è che poi di esagerare, siccome l'ho fatto in passato, Sì, io in quello passato sì. per ogni set, ogni serie io chiedevo l'aiuto e da lì magari facevo 10 ripetizioni e ne aggiungevo 6-7 forzate, Sì, capito? bravo. E la mia paura è di tornare in quel mood, siccome quel tipo d'approccio, per carità, a livello di qualità, densità muscolare, ok, ma qualità proprio di termini di sviluppo. Mi ha molto bloccato, perché comunque io ero in sovraallenamento cronico, ho paura di ricadere in quel loop, Su capito? Che questo ti poi è do logico, dagli ragione. errori Infatti io, è per guarda, una quello. cosa che cerco di adesso che chiarisco sempre a Fede, gli dico quello che è il metodo e poi gli dico anche all'atto pratico come gli atleti lo fanno. Cioè, se faccio una determinata cosa, gli dico magari, guarda Fede, questo schema qua non lo fanno tutto a cedimento. Cioè, noi se vuoi proviamo a forzare, però consapevoli del fatto che non, gli atleti quando fanno questa cosa non la sparano tutto al cedimento, capito? Lo tengono soltanto un failure point finale. E questo è logicamente una delle cose in cui non incadere. Cioè, non è che lo spotter vuol dire che devi sparare tutto alla morte. Cioè, tu devi. Io Sì. dico sempre: l'allenamento è come se fosse un mare in tempesta, no? C'ha delle onde. Tu devi capire quando è il momento di calma piatta, scaldi, eccetera. Quando inizi a surfare, inizi a remare perché l'onda sta arrivando, e quando la cavalchi l'onda. Tu non puoi iniziare. Sessione di gambe, boom, leg curl, prima serie, boom, cedimento, forzate e cose. Sì. No. Cioè, tu inizi, ti fai il tuo loading set, vai un back off con un cluster, poi vai sull'hack, ti fai un loading set pesante, vai sul back off che c'è una seconda serie, ci spari il mondo, poi vai sulla pressa, fai qualcosina e poi alla fine ci butti, ci spari il mondo, ma solo alla fine. Cioè, l'intensità è sempre a picchi, ok? Non è sempre una costante. Cioè, io quando parlo di spingere sempre e ogni serie deve essere, eccetera. Ovviamente ci sono delle gradazioni. Il problema, quello che io dico che è sbagliato, è stare troppo al di sotto. Però un cedimento tecnico, un livello abbastanza mild per il bodybuilding, è super gestibile. Quindi quello è la media che tu devi tenere. Poi ci sono dei momenti in cui spari. Sì, no, no, quello ovvio. Io ti dico su di me, cioè io, esempio, domani in allenamento di gambe ho un 6-7 sulla leg curl da seduto, però io quelle le sparo, cioè arrivo sempre a cedimento. Sì, sì, Cioè, per sì. me, non muovere più, cioè io quando arrivo alla positiva, alla fase, concentrica, che non riesco, rimango lì anche per 3-4 secondi, non riesco più a muovere il peso in centimetro.
Io da lì mi fermo, però io tutte le sere le tiro così, Sì. sempre. Qua, è logico, quello poi logicamente va contestualizzato. No, Lore, Però. quello che dici tu ha senso. Il problema è se tu sei serie, fai quello che fai tu e poi ci metti 10 forzate ad ogni serie, capito? È Esatto, quello. però poi dopo vado a fare una squat, ho un load set, poi un cluster. Io sul load set do tutto come prima. Se riesco con lo spotter ci butto magari una forzata, una, ne basta una, basta Bravo, quella. bravo. Basta quella che io quando scendo arrivo anche a metà e dopo da lì non salgo. Lui mi dà quell'aiuto, giusto? Bravissimo, Anche lì quello. Consiglio, provare. no, lo vuoi togliere. Sì, appena appena per chiuderla, appunto. Quello Certo. basta e avanza, cioè non da lì inserire due o tre forzate come facevo in passato a un onere di recupero troppo pesante. Poi dipende, ragazzi, dipende sempre che uno che carichi gestisce e quant'altro, però Ovvio. se uno ha dei tonnellaggi grossi in allenamento, Bravissimo. cioè anche il carico strutturale, cioè cazzo, se tu mi fai il squat con 8 con 300 kg, 400 kg, cioè anche lì le forzate, inserire troppe forzate, sul recupero, che poi è la variabile più Però nel senso lì sta anche dal punto di vista dello spotter, dire quante forzate fare, nel senso sì. da gestire, è per quello che ti dico di trovare qualcuno che ti puoi, tra virgolette, che vedi, nel senso che ti puoi coltivare nel tempo, nel senso un qualcuno che pensi possa fare bene nel tempo, perché è una questione proprio di affinità con la persona con cui ti alleni, perché ovviamente io non è che, come hai detto prima Ludo, non è che partiamo dal curl, facciamo le curl a 25 forzate, non funziona così. Io vedo solamente che, per esempio, se nell'hack squat l'ultima ripetizione fa cedimento, ok, ed è venuto su abbastanza veloce per essere l'ultima ripetizione di Ludovico Lemme, ok, io so che ne posso fare altre due forzate. Perché? Perché la prossima forzata sarà una lenta con un piccolo tocco sullo sticking point. E la seconda forzata sarà magari una un pochino più aiutata, ma se l'ultima ripetizione di Ludovico Lemme viene su alla velocità con cui viene su qualsiasi ultima ripetizione, io al massimo gliene faccio fare una, dopo sta lì allo spotter capire bene che tipo di schema usare. Sì, no, ma esatto, però il problema sai qual è? Come faccio a prendere uno spotter che mi aiuti quando io arrivo a cedimento, quando lui non sa Questo è su se stesso cos'è il cedimento? Perché purtroppo davvero, ragazzi, io vedo, ho qualche ragazzo che seguo, non sono anni luce lontani, purtroppo gente che sta anche da 20 anni, ma non sanno cos'è il cedimento. Cioè, ma non perché sono sempre allenati così, ma anche solo il cedimento tecnico, tecnica corretta, dico la serie perfetta. Serie perfetta per me vuol dire standardizzazione della ripetizione, cioè ogni ripetizione uguale a quella precedente. Quando inizi a rallentare, non ti devi fermare, continui, continui, fino a che poi non sale più. È semplice da spiegarlo a parole, poi anche a farlo a fatti. Anche a farlo a fatti non è difficile. Cioè, davvero, ragazzi, e quello purtroppo, come posso pretendere che uno spotter capisca il cedimento se davvero non neanche lui sa, cioè quello voi che avete vogliamo. costruito quella e voi state costruendo quell'intimità, poi davvero tu vedi, hai quella fortuna di avere Ludo. Se tu avessi un compagno di allenamento che facciamo finta del classico italiano medio frequentatore di palestra, ma anche un atleta, ti parlo anche di atleti perché parliamo anche di atleti, non riusciresti a arrivare a questo grado, capito? No, ma cioè, lo accanerei io come spotter, capivo qual è il discorso? Nel Sì, senso, sì, sì. comunque. Senti, una domanda veloce a Ludo che è veramente interessante. Allora, ce n'ho due, però una te ne voglio fare prima. Tre coach che hanno ispirato il Ludovico di adesso. Aspetta, scusa, apro e chiuso la parentesi. Comunque, quella cosa che avete fatto, che avete parlato di me, no? Prima Lore, poi te, avete parlato della storia. Ecco, ho vissuto tipo quello che sarà il mio funerale, quindi ringrazio. È stata una cosa molto bella. Mi sembrava tipo il memoriale, no? Allora, dicevi tre coach che mi hanno ispirato? Sì. Che hanno ispirato il Ludovico di ora. Questa è Di stata la ora, quindi domanda. anche abbastanza recenti. Gestisci della te. Se tosta. Allora, il primo in assoluto io sapete che non faccio lecchinaggio. Comunque, il primo in assoluto è perché io l'ho conosciuto su Bodyweb ed è Gabriele Trapani.
E l'ho conosciuto su Bodyweb nel senso che lo leggevo, i thread, le conversazioni, eccetera, ed era Gabriele, quindi super preparato, ti dava sempre una visione dietro a quello che era il metodo. Mi ricordo una conversazione sull'FST7, dove sono partiti da là e hanno iniziato tutti quanti a parlare, eccetera, e Gabriele che dava tutte le logiche dietro, cioè ha scomposto il metodo. E ha fatto capire esattamente tutte le logiche. Ci ha buttato poi le sue bacchette magiche di integrazione, riflessioni. Sono tipo più di 1.000 pagine di thread, una cosa fantastica. E sì, lui è stato il primo, l'ho seguito per tantissimo. Poi in realtà non so come mi ha trovato, insomma, indicizzato, non lo so, lui. E mi ha iniziato a tenere d'occhio. Poi come fa lui che ti tiene d'occhio, quindi tu. Da quel momento Instagram c'è tipo l'ansia che lui ti sta guardando, no? Qualsiasi cosa scrivi. E da là ho avuto la fortuna, insomma, che mi ha ammazzato di bacchettate, di rimproveri, scazziatoni vari, che mi hanno fatto vedere tante cose. Quindi sicuramente lui mi ha dato tantissimi spunti e mi ha permesso di vedere tutto quello che c'era dietro il telaio e mi ha stimolato molto a ragionare. Quindi sì, Gabri in primis. Poi, coach, sai che sono, da un punto di vista di metodo di allenamento nel bodybuilding, Patrick, e mi piace l'SST, credo che sia stato un apporto fondamentale, almeno le sue riflessioni e quello che hanno scaturito le sue riflessioni, è un apporto fondamentale al bodybuilding agonistico di alto livello, nel senso che lui ha individuato come ti devi comportare su un atleta che sta a un certo livello, che non può, sul quale non puoi più spingere sulla forza e sul quale devi lavorare su altre componenti e quali sono le chiavi di volta per forzare un ulteriore adattamento ipertrofico. E a me l'SST è una delle metodologie, insomma lo stai vedendo adesso che lo stiamo facendo, Fede, è una delle metodologie che a me piace più in assoluto, cioè, veramente mi ci Beh, trovo però meglio. Ludo, però tu guarda anche solo il discorso che ha fatto con Jan. Da quando lo seguo Patrick, a livello di forza ha avuto un esploit allucinante. Ma E comunque infatti. è un atleta che, cioè, nel senso, non è che di primo pelo. Cioè, infatti, ho visto gli RDL, l'hack squat, cioè sui compound ha avuto un incremento pazzesco. E quello è il metodo di lavoro, Sì. non ce n'è. Ma infatti il discorso di Patrick è che lui non è che mette da parte la forza. Lui lavora molto sul mantenimento di forza, la conversione della forza. E la distribuzione, diciamo, nella tua capacità di gestire un certo tonnellaggio in un maggior tonnellaggio, quindi da che c'è una certa forza, cerchi di, diciamo, dividerla in più tonnellaggio, quindi accumulare più tonnellaggio possibile in lavori densi, e quindi ti porta sul metabolico senza farti fare serie lunghe a carichi bassi, e poi e questo tonnellaggio che tu guadagni te lo ritrovi poi in un ulteriore miglioramento di forza. Lui utilizza molto spesso rispetto all'inizio, soprattutto, almeno da quello che ho osservato io. E dalla mia esperienza e tutto, utilizza adesso anche un filo di più straight set, dei loading set pesanti per riprenderla. E questo mi è piaciuto molto, nel senso che probabilmente perché all'inizio quello che arrivava su internet erano molto più i suoi schemi. Sì. Adesso che ha tanti atleti che a loro volta postano allenamenti e fanno vedere, arriva un po' più il metodo integrale. E lui comunque la forza te la sale su, soltanto che per lui un tuo miglioramento di forza ti porta sia a un miglioramento di forza, ma ti porta anche la possibilità di utilizzare questa forza in qualcosa di più denso, quindi aumentare un tonnellaggio, che poi è forse la cosa che ti dà uno stimolo ipertrofico veramente maggiore. E questo miglioramento del tonnellaggio ti permette poi di aumentare ulteriormente la forza. Capito? Quindi, infatti, io l'esempio proprio, quando è arrivato James Hollinshed da Tour. Ho detto adesso James esplode perché è un atleta forti, cioè proprio forte, tanta forza, che ha lavorato finora negli ultimi anni solo sulla forza. Ho detto, cioè proprio il background perfetto per l'SST. Adesso sarà una roba assurda. E soprattutto il primo periodo, cioè, si è vista sta metamorfosi di James che si è condensato, si è tutto addensato, cioè una roba assurda, veramente assurda. Quindi E continua a migliorare. E Mazz. continua a migliorare. Ma come Jan?
come Valier. Sì. Tutti quanti, raga. Cioè, tutti gli atleti di Patrick stanno a diventare spessi, cioè, sono Non proprio si dei. fermano, raga, non si Diciamo. fermano. E guardate che molti atleti. Se voi andate a vedere i video di Brad Wilkins, io non voglio dire, poi io non sono nessuno, non so le cose che stanno dietro, però c'è molto di SST. È seguito da Janssen. Se andate a vedere i video anche di Nick Walker, alcuni allenamenti, c'è molto della logica dell'SST. Cioè, per questo dico che lui ha quello che ha portato, hanno riportato le riflessioni di Patrick, hanno influenzato molto il pensiero. In generale. Ma qui torniamo al discorso che l'allenamento è il game changer dell'alto, che sta diventando il game Assolutamente. changer dei pro. Cioè, ragazzi, è quello che non si sta, che non si capisce in Italia, che non stanno capendo in Italia, perché ci sono quei 4-5 scacciacani che dell'allenamento non capiscono niente. E se volete, vi faccio anche i nomi, non ho problemi. Ma no, perché purtroppo a me, no, perché io quando sento queste cose mi infervoro, perché non hanno un metodo, non c'è metodo. Cioè, loro pensano che a livello di pro ci siano bacchette magiche. No, ragazzi, l'allenamento. Cioè, questo è il game changer che sta facendo differenza a livello dei pro. Cioè, ma lo vedete su atleti? Cioè, ragazzi, Brett, anche lo stesso Jan, che vabbè, non, magari non è l'atleta perfetto, ma cavoli, hanno fatto un exploit. E lì no, davvero non sono i pad, non è l'alimentazione, ma è quello che fanno in sala. Il E terzo. il terzo, Joe Bennett. Joe ho iniziato a seguirlo che stava con Pakulski, lavorava con Pakulski, quindi proprio all'inizio, e molto, cioè, riflessioni e spunti biomeccanici, là era tutto quello, e là ha svoltato, cioè, anche lui mi ha portato a ragionare molto sull'aspetto biomeccanico del bodybuilding. E sì, quello mi ha cambiato veramente tanto, e logicamente Joe ha dato 70.000 miliardi di spunti da allora fino adesso, quindi non sto neanche a dire quanto sono stati preziosi, insomma, il confronto. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con lui proprio all'inizio e ci feci una call, e poi ultimamente abbiamo fatto un podcast, un'intervista insieme, e è super disponibile, veramente super disponibile, una persona d'oro, mi piace perché, insomma, è nerd come me, si approccia come me. Poi io, avendo studiato fisica 1 e quindi avendo del minimo di background da totalmente estraneo al settore dei fisici, anzi, perdonino i fisici, però mi cintrippo con tutte queste cose, no? Perché poi io vado a farmi i calcoletti, mo ce l'ho da qualche parte, qua ho tutti i calcoletti che mi faccio. No, Lore, non capisci che sta a fare questo Ierano. Io non posso spoilerare, no? Però, cioè, sta a fare una cosa. Mamma Non lo mia, dico per questo. scherzo, non lo, questo è l'omino che fa l'hack squat, vedi? C'è la forza. Vabbè, però, cioè, però è la verità. Cioè, è inutile. Tanti sono cose nerd, ragazzi, ma è. Cioè, allora, se ci siamo evoluti, se prima. Cioè, se noi abbiamo. Visto che abbiamo il pollice opponibile, comunque l'evoluzione, cioè, davvero, qua. In Italia guardiamo ancora, com'è che dicevamo l'altra volta, quello dell'Odissea 2001, Odissea nello Odissea dello spazio, spazio, com'era? il monolite. Qua c'è ancora il monolite e ci sono quelli attorno che ci ballano, vicino, capito? È la verità. E una cosa, Ludo, Pakuski, come lo vedi? Il suo metodo di lavoro, Allora, come ti guarda, sembra? te lo dico, sono preparatissimo perché Gabriele mi ha fatto tipo un'interrogazione una delle prime volte. Mi ha fatto. Allora, Perché perché io avevo Gabriele lo comprato. segue Sì, sì, tanto. sì. Sono amici loro due, e io c'avevo, poi ho tutti i libri di Pakulski, e quindi quando gliel'ho detto, Gabriele mi fa: ok, allora adesso mi fai un'analisi, mi dici quali sono le problematiche, i pro, i contro, eccetera. Quindi ti dico, mi piace Pakulski il discorso biomeccanico, cioè nel senso l'importanza della biomeccanica. Poi è stato il primo a evidenziarla e parlarne, cioè la forma, il suo concetto di intention, quindi anche un discorso di come puoi coinvolgere differentemente un distretto muscolare a parità di forma apparente, con forze interne che si vanno a creare e che non influiscono sul gesto e lo schema motorio esterno. E l'unica cosa che non mi piace di Ben è poi mi piace molto le split come le imposta, non mi piace l'applicazione pratica, cioè le mai forti. Troppo volume, troppo volume. Troppo Sì, ho volume, troppo visto. Poi preciso col anche. tempo, serie troppo Sì. lunghe, troppo Sì. poco recupero, cioè. Poco recupero, sì. No, almeno Sì, non è il mio limita stile. molto. Ma perché comunque limita molto anche a livello di carico. Sì, troppo. Cioè, se farmi uno squat con 75 secondi di recupero, 90 secondi di recupero, il tempo è una cosa ottima.
Perché comunque molti neofiti, Sì. magari per chi inizia a allenarsi, per il neofita che deve acquistare uno schema motore, deve imparare magari il tempo di discesa, il tempo di salita, per essere un po' più preciso all'inizio. Poi dopo comunque ti deve venire automatico, però per l'atleta avanzato è molto limitante secondo me. Poi il livello di Guarda, biomeccanica. il tempo è utile se lo vedi alla Polykin, quindi Esatto. differenziarlo e ragionarci. Pakulski lo standardizza, cioè per lui il tempo di esecuzione è quello, con qualche piccola modifica ogni tanto, però è quello e è un tempo, cioè non ti permetti di avere carichi, soprattutto perché il recupero è basso. Non mi fa impazzire, sincero, non mi fa impazzire. E poi non dico che non sia efficace, tutto è efficace se contestualizzato, però lo contestualizzerei soltanto in alcune fasi, abbastanza circoscritte. Oh, abbiamo quasi finito in realtà, eh? Allora, prossima domanda. Cosa cambieresti nel bodybuilding? Io. Cosa cambieresti nel bodybuilding? Tutti e tre, ce l'hanno chiesto tutti e tre questa. Andate prima voi. Vai, Devo un attimo. vai. Nirvana. Vai Lore o vado io? Vai te, Fede. Vai, vai. Allora, cosa cambierei nel bodybuilding? Allora, la prima cosa che cambierà nel bodybuilding sono tutte le maldicerie che ci stanno dietro, come prima cosa, perché purtroppo è ancora uno sport che inevitabilmente, siccome la parte degli AS, quindi la parte degli steroidi, sembra più interessante che negli altri sport, solamente perché si vede sul palco, fondamentalmente, perché l'occhio si rende conto che quello che sta vedendo sul palco è qualcosa di veramente irraggiungibile a livello fisico, se non fosse è una cosa molto più semplice da vedere perché è una cosa estetica. Quando magari invece sarebbe da un attimino da rendersi conto, per esempio, per chi fa gli sport da combattimento, che fare 5 round da 5 minuti in una gabbia di MMA è forse più difficile averci quei fisici là. Tenere 5, non so se voi avete mai preso 5 minuti di botte, sono tante, No. eh. Ok. Quindi questo per dire che comunque basta pensare che il bodybuilding è tutta una questione di steroidi, perché comunque gli anabolizzanti stanno in tutti gli sport, in tutti quanti, dal primo all'ultimo. Quindi questo secondo me, diciamo, tutte le maldicerie che ci stanno dietro al bodybuilding sarebbe un attimino da toglierle, perché comunque è sempre uno sport, comunque ci stanno sempre, si parla sempre di persone che hanno dei sentimenti. Anche se sembrano giganteschi, enormi, pieni di muscoli e cattivi, in realtà sono delle persone normalissime che comunque hanno dei sentimenti, che comunque tutte le volte che gli arrivano dei messaggi magari non piacevoli, come potrebbero essere, ma quelle sono tutte bombe, o messaggi come per dire: ma tanto se non ti facessi le bombe non saresti in quella maniera, di qua e di là, sono cose che fanno che ti premono un pochino, perché tu sai che non sono vere, però non le puoi dimostrare. In realtà, cioè tutta la fatica che ci sta dietro, tutte le volte che tu vai sotto una squat, tutte le volte che tu vai sotto una Smith machine, tutte le volte che vai sotto uno squat, qualsiasi cosa essa sia, ci vogliono le palle, come su tutti gli altri sport, come su tutti gli altri sport. Quindi la prima cosa che toglierei fondamentalmente sono proprio questi, il fatto di parlare male di una disciplina solamente perché a livello visivo è un qualcosa che ci fa storcere il naso più di altre discipline, ma solamente perché non ci pensiamo a quanto possono essere veramente faticose. Scusa Fede, ti apro e chiuso parentesi perché stando più su YouTube so già i commenti. Con questo non vuol dire che gli steroidi non funzionano, non danno una mano. Quello che sta dicendo Fede è ovviamente gli steroidi, i PED, sono come un'autostrada, cioè ti permettono di arrivare a un certo punto, ti danno un input anabolico e tutto il resto, però per arrivare a quel punto devi farti il culo, se non ti fai il culo non arrivi a quel punto. Quindi il fatto che un atleta sia enhanced, dal momento che tutti gli atleti a livello alto di qualsiasi sport sono enhanced, non toglie nulla al suo essere atleta. Non vuol dire che non è atleta, non è uno che bara perché sta in un circuito enhanced. Quindi questo è il succo del discorso. Sì. Anzi, no, grazie che ogni volta fai No, perché le tanto, cioè, nel senso, io sono abituato ai apposizioni. commenti perché, cioè, giustamente certe cose vanno un attimo perché quando sono i temi un po' più delicati si danno sempre a le persone Voglia. vogliono fraintendere molti, quindi Poi giustamente. un'altra cosa che toglie, che cambierà del bodybuilding è il bianco e il nero, che c'è ancora. Le evoluzioni che ci sono state, come stavo dicendo oggi a Ludo,
l'alimentazione, quindi la nutrizione, l'allenamento sono scienze. Quindi, come tutte le cose scientifiche, andando avanti con il tempo, riscoprono cose nuove. Queste cose nuove devono essere usate perché sennò stiamo ancora all'età della pietra. Ok, questo però non vuol dire abusarne. Quindi, questo è un po' il discorso. Quindi, dieta bro, dieta super, i fitness macros, di in mezzo. Non c'è bianco e nero. Ormai questa cosa del o fai così o non fai niente, cioè basta, cioè raga, basta, avete rotto le palle, sono sincero. Cioè cominciate a capire un attimo che il bodybuilding sono tutto funziona e niente funziona in realtà. Tutto deve essere contestualizzato. Quindi queste sono un po' le cose che io cambierei. Voi ragazzi? Ma allora, il discorso che dicevi te dei luoghi comuni è vero, cioè purtroppo io lo cambierei, però non è che dopo anni ti fa anche una sorta di corazza, cioè non è che ti abitui, però cerchi di far capire alla gente che è diverso, che non è quello. Ma infatti, guarda, ti dico, parlo di me, a me quando la gente vede come mi alleno, apre gli occhi, non mi critica, quando vede come quello che do in sala, quello che faccio. La mia precisione, la mia comunque come portare sette, la gente non, da lì in poi capisce che tipo di persona sono. Il purtroppo però io sono una mosca bianca, cioè, ma non perché, cioè per quello che vedo, capito? Poi magari tanti mi potranno smentire, ma io vedo purtroppo non è un luogo comune a cui posso dar torto, perché purtroppo nel nostro paese è giustificato. Cioè, non siamo ancora arrivati a quella sorta di cambiamento che spero che si arrivi, perché davvero non, che non sia solo un discorso dei pad, che comunque c'è in tutti gli sport, perché comunque, come dicevi te, non è normale portare quei fisici così sul palco di gara, come non è normale correre i 100 metri sotto i 9 secondi, per dire. Cioè, è tutto, va tutto bilanciato. Sappiamo che fa parte di questo grosso spettacolo. Dipende se uno lo vuole far parte o meno. Se non lo vuole far parte, perché criticarlo? Perché se tu comunque vuoi vederlo, guardalo, perché ti appassiona, capito? Però purtroppo però vedo da noi, cioè, non posso dare torto a chi critica, perché c'è ancora molta, molta ignoranza. Quello lo cambierei. Io spero che in Italia cambi tutto, perché purtroppo io vedo il panorama italiano, il livello di bodybuilding è davvero molto basso, ma anche a livello di atleti. Non di possibilità a livello agonistico, ma proprio di conoscenze. E poi mi ricollego all'altro discorso, cambierei il discorso scienza. Sta mutando, stiamo andando avanti, ma ragazzi, deve essere un valore aggiunto, deve essere un valore, qualcosa che ci dà. Cioè, non come dicevi te, non c'è il bianco e il nero. Ragazzi, prendete le scoperte, l'evoluzione va avanti. Cioè, ma io davvero, io vorrei iniziato adesso. Aver conosciuto Ludovico, avere queste conoscenze a livello di allenamento, a livello di biomeccanica, a livello di alimentazione, di salute. Cioè, qua purtroppo in Italia quello che cambierei, qua vogliono tutto subito. E lo vedo dai ragazzi, il ragazzo non gli interessa arrivare, lui vuole arrivare dal punto A al punto B, il prima possibile. Non mi interessa, e così lo fa il preparatore. Il preparatore non gli interessa la longevità dell'atleta. Mi interessa che l'atleta gli frutti, perché almeno arrivano altri atleti, che poi vincono o non vincono, non interessa a loro. Capito? Il livello, la longevità, non interessa a nessuno, perché tanto comunque va via uno e arrivano altri cinque. Capito? Quello lo cambierei. Purtroppo in Italia, no, io adesso vedo, spero, siccome sta cambiando tanto all'estero, a livello anche dei pro. Perché comunque loro sono l'esempio lampante. E anche lì, ragazzi, se voi scegliete di fare un percorso, io scelgo di fare bodybuilding, seguite gli agonisti. Se voi, cavolo, se io dovessi fare il nuotatore professionista, io seguirei, adesso fuori dalla scena, Ian Thorpe, Michael Phelps, seguirei quella gente, non l'influencer che mi va una volta, mi nuota tutti i giorni, ma è un dilettante. Cioè, non, che magari promuove i costumi della Speedo, ok, ma non è un agonista, non posso seguire uno che mi sponsorizza un marchio noto di Integrazione Italia, ma che non ha mai gareggiato o che non è un atleta. Che apporto scientifico, tecnico mi può dare? Nessuno. Purtroppo però il ragazzino si basa sui follower. Ragazzi, non basatevi sui follower, basatevi sulle conoscenze e studiate, imparate da voi. Cioè,
C'è tanto, questa disciplina può dar tanto. Non soffermatevi alla maschera, all'involucro, quello che c'è davanti. C'è tanto a scoprire. E come vedi, anche Ludovico che collega la fisica. Cavoli, ma che ben venga, non è un discorso nerd questo. Cavoli, cioè noi siamo prodotto dell'evoluzione. Sì. Noi mettiamo le bande elastiche perché ci piace fare bungee jumping, capito? Eh sì. Ma io allora, piccola parentesi riguardo agli influencer, sai qual è il problema principale? Che il bodybuilding c'ha poi c'ha questa differenza tra la prestazione, che è una prestazione che devi fare in sala, e il risultato, che è un risultato estetico, dove non è che loro ti calcolano quanto sei diventato grosso, quanta massa hai messo, ma nel caso poi delle persone che seguono il bodybuilding tramite Instagram, come, cioè, tante persone, cioè non in senso dispregiativo, ci mancherebbe, è una mia passione, non mi va di andare alle gare, cioè easy. Logicamente la determinante è quanto tu in una foto di Instagram puoi risaltare bene. Che non è una cosa, la stessa cosa riguardo a quanto tu stai bene fisicamente, è ancora più sottile. Perché ti faccio l'esempio: io ho il petto piatto, non cresce, le gambe non crescono, mi alleno di merda, no? Quindi il petto non cresce, le gambe non crescono, la schiena così cos'ha, non ottengo miglioramenti negli anni, però sono fortunato perché ho un set point di grasso abbastanza basso e ho le braccia grosse. Io che cosa faccio? Io mi faccio tutte foto tattiche dove le gambe non le faccio quasi mai vedere. Mi faccio foto che sto tipo così, sempre di lato, in cui si vede il braccio, sto sempre tirato. Su Instagram sembro tipo Dio sceso in terra. Sembro tipo epico, cioè il top del top. Però il punto è sempre capire come sei arrivato a quel punto e che cosa hai effettivamente conquistato. Cioè, se tu sei un atleta che magari non brilli, non sei il top del top. Ti faccio esempio di Jordan Peters, no? Jordan Peters sul palco, sincero, non si può vedere. Non si può vedere, ma perché c'ha una struttura sgraziata, è brutto, c'ha la midsection che se n'è andata. Cioè, all'inizio, magari, delle foto in cui era giovane, ci stava, adesso è inguardabile. È una cosa che lui dice tranquillamente, eh? Lui non è un atleta da palco. Però se io devo vedere, devo prendere degli spunti su come costruire massa, è uno che mi può dire qualcosa. Perché è alto 1,68 m e pesa 300 libbre, 134 kg. Cioè, 1,68 m, 134 kg, raga, è un cinghiale. Cioè, proprio un cinghialotto. Avete idea di che cosa sia dal vivo una roba del genere? Quindi, logicamente, però magari molti dicono, vedono il risultato finale, lo vedono che magari in off-season è più grasso perché in off-season sta spinto, e dicono no, questo no, questo di là. Ora, cosa vuol dire? Che devo prendere come l'Ave Maria quello che dice Jordan? No, perché ad esempio midsection sicuramente non mi conviene stare a pro a 400-500 come sta lui, perché evidentemente potrebbe esserci una correlazione. Forse non mi conviene spingere troppo a livello calorico, però so già che spingere a livello calorico è un qualcosa che probabilmente mi aiuta. Lavorare sui carichi probabilmente mi aiuta. Quindi cercare di... Il problema è che tutto questo ragionamento le persone non lo fanno perché stiamo in una società in cui è tutto immediato, quindi io vedo, boom, foto, lui sta bene, lui ha le chiavi in mano, cioè lui sa dirmi esattamente come è. È questo, ragazzi, il gioco. Quindi io non so, lui magari sta così e negli anni pesa sempre uguale. Qu quanti ne ho visti io? Che pesano sempre uguali, con il lean Ma body. il discorso è sempre, dici, dipende da uno che contesto vuole vedere. Nel senso, allora, se io voglio comunque, voglio essere un bodybuilder, tra virgolette, nel mio piccolo, anche senza gareggiare, mi ritengo un atleta, che è cosa che io non condivido. Però vabbè, non vado a seguire Callum von Moger, esempio, che mi sponsorizza un prodotto, per carità, Certo. fisico Bravo, bellissimo, bravo, ok, ecco, hai fatto un bell'esempio, Calum. però io, ecco, io vado a seguire, lo guardo nel contesto agonistico perché io vorrei essere un agonista o voglio assomigliare a un agonista, non posso seguire lui, devo approcciarmi a chi? Un atleta, può essere, che ne so, prendiamo un atleta social, prendo Egan Grimes, esempio, che a me non fa impazzire, però prendo lui, ok, Sì, scelgo di seguire quella linea, capito?
E quello è il discorso, dipende, cioè ragazzi, cercate di date attenzione a chi merita attenzione in quel settore, capito? Sì, guarda, Lore, non è neanche troppo il discorso di gareggiare e salire su un palco, perché ad esempio Calum, anche là l'intelligenza di una persona, io se vedo Calum, io vedo uno che sicuramente non ha idea di come costruire un bel fisico, perché da quando è uscito è continuato a peggiorare anno dopo anno. Cioè, perché? Sì. Perché mangia la cazzo, non fa la dieta, si allena de merda, è riuscito a strapparsi i bicipiti, a far coglione con Bumstead, a fare il co... Cioè, raga, si è strappato il Sì. quadricipite, eccetera, ha preso una Procard che era inguardabile sul palco, una delle strutture più belle che poteva esserci per fare il classic, inguardabile, totalmente inguardabile. Quindi io so che lui, per quanto possa fare una foto in cui è bello e per quanto sia bello, rispetto alle sue potenzialità, non capisce un cazzo. Mi spiace a dirlo, non voglio essere così, però... Sì, no, no, O se vero. lo capisce, Vero. se ci capisce, è un coglione che non le applica le cose, perché comunque, cioè, non sta a fare niente. Quindi, c'è anche là il discorso di ragionare. Poi puoi anche non gareggiare, sei uno che non gareggia, però c'hai un bel fisico e fai vedere che negli anni hai, sei migliorato. E poi la cosa che io incentivo sempre alle persone, non è che una persona che è riuscita a ottenere risultati, eccetera, dovete prendere tutto quello che dice. Voi da ognuno prendete qualcosina, un tassello, perché voi magari da un preparatore prendete come si allena e lo contestualizzate, prendete come mangia e lo contestualizzate, e magari delle cose non siete d'accordo, le mettete da parte, perché è giusto anche avere opinioni, non, purtroppo anche la scienza è anche questo, ci si evolve in continuazione, non si può mettere le mani sul fuoco su niente, e, però il discorso è proprio essere, cioè cercare di ragionare. A me arrivano un sacco di messaggi su Instagram, anche il Q&A. Che cosa diresti a quelli che dicono? Oppure, ah, cosa ne pensi di questa storia? Che mi dici di questa storia? Magari persone che dicono qualcosa che, di cui io ho detto il contrario. Io la cosa, cioè, tu sai che cosa dico io. Hai appena visto che cosa dice questa persona. Ragiona. Non è che chiedi a me di fare il ragionamento per te e spiegarti, cioè, Ma, cerca di no, perché ragionare. loro vogliono che tu posti la domanda che ti hanno fatto e vai contro quella persona. Quello anche, quello sicuramente, però a parte le No, quello è. faide, sì, però a parte le faide, io vedo molte persone, cioè, c'è proprio questa pigrizia anche del ragionare e paura di avere un'idea propria. Io dico, regà, fatevi anche un'idea vostra, perché comunque, per quanto possa essere magari sbagliata, sarà molto più preziosa di qualsiasi altra idea che vi è stata data perché ci ragionate. E se l'avete fatta come idea vostra, anche se è sbagliata, è un'idea che vi appartiene e sulla quale potete ragionare e arriverete alla soluzione giusta per voi. O in Ma generale. questo è un discorso che poi scinde anche un po' dal discorso bodybuilding. Purtroppo viviamo in una società che ci impone le idee, cioè nel senso non è che ci impone le idee, che alla gente fa comodo, Sì, ormai sì. cioè non ha, a me piace disquisire con qualcuno che magari ha un'idea diversa dalla mia, per avere hai un confronto, ed è un confronto comunque, anche se avete un'idea diametralmente opposta, fa piacere, perché comunque parli, cioè ti confronti. Purtroppo adesso i ragazzi, le nuove generazioni, ma lo vedo anche i miei coetanei, molti, non hanno idee, capito? Chi c'è il tuttologo di turno, c'è chi invece dà troppo ascolto magari ai social, alla TV, e logicamente dà modo a queste persone di inculcargli la loro idea. Quindi loro diventano dei celebrati, non pensano col proprio cervello, parlano per slogan, Esatto. capito? È la cosa più brutta. E questo si riflette comunque anche nel nostro sport, soprattutto nel nostro sport, perché poi, per carità, la diatriba, perché tu hai un pensiero, un altro ne ha un pensiero opposto, allora no, ragazzi, dovete arrivare per forza allo scontro? No, perché? Oh, tu puoi, Ludovico può avere il suo pensiero. E lui dice: io ho questi studi, ti porto qualsiasi esempio, perché secondo me è così, l'altra persona avrà le sue ragioni, per carità. Può nascere qualcosa di buono, non sempre deve esserci lo scontro, che poi, vabbè, è logico, alla gente fa piacere, ma non si vive No, sempre così. assolutamente. Guarda, no, totalmente. A parte il caso del buffer in cui hanno torto, però per tutto il resto. No, allora, in realtà per rispondere alla domanda del cosa cambieresti, sono sincero, io non cambierei niente. E non cambierei niente per il semplice fatto che secondo me si stanno già compiendo in maniera naturale tutti i cambiamenti di cui c'è bisogno. Perché tanto i preparatori macellai anche in Italia nel giro di un tot tramonteranno.
gli atleti Sì, ricercheranno. speriamo. No, io ne so, cioè, sono arrivati, sono arrivati. Speriamo. Adesso si Ma a stanno discapito sparando. di vite. Sì, oh, guarda, io spero di no, per logica e ragioni, spero che non si arrivi a quello. Però io vedo che proprio nell'aria anche loro stanno così, Però guarda, purtroppo lo vedo anche dalle nuove leve, ragazzi che vogliono gareggiare, purtroppo si fa condizionare sempre da quei 4-5 nomi, Sì, perché ma comunque. adesso perché sono loro che tengono il clou degli atleti, però pian piano gli atleti passano, iniziano a avere più spirito critico, quindi iniziano ad arrivare e dopo di loro non ci potranno più essere preparatori macellai, non più di tanto almeno, perché comunque gli atleti bene o male si informeranno, inizierà a esserci molto più forte un criterio di evidence-based, perché arriviamo dopo, in arrivate, arriviamo, non lo so, dopo in Italia, però ci si arriva, dov'è il trend? Adesso il trend, è quello di fare, cioè, di essere cauti e fare Sì, domande. che poi per carità, ma anche senza usare il termine macellai, io dico, ragazzi, un preparatore con un cazzo di metodo. Sì. Non c'è un metodo che sia suo, non sia suo, ma un metodo che ti spieghi il perché di quella scheda, che ti spieghi il perché di quell'integrazione, che ti spieghi il perché di quell'alimentazione. Metodo Non inteso c'è. come modus operandi, più che, cioè non metodo Esatto. a uso No, questo no, protocollo. no, 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 metodo come, cioè proprio. Modus operandi, esatto, non c'è, non c'è, non esiste in Italia. Sì, no, no, questo. E poi per il resto si arriverà a tutto. Cioè, nel senso, si stanno raggiungendo tanti traguardi, si arriverà a rendere anche più consapevoli gli atleti da un punto di vista di rischi per la salute con protocolli clinici. Insomma, le acque si stanno muovendo, secondo me vanno nella giusta direzione. Ci sarà sempre quella fetta di persone che sarà rivolta agli influencer, ai mainstream che stanno fuori. È una fetta di persone che realmente non fa parte del bodybuilding, quindi sinceramente va bene così, insomma. Poi alcuni di loro passeranno a seguire chi sta più nel bodybuilding perché si renderà conto. E magari come hai detto te, hai fatto prima l'esempio, pian piano inizia a chiudere canali, Sì, eccetera. ma la cosa, cioè, Quindi le viene cose fuori. andranno come vanno. Quindi io sinceramente sono molto contento di come si stanno muovendo negli ultimi anni. Grandi. Bom, ragazzi, abbiamo fatto un bel po', quasi 2 ore. Quindi io direi di, vabbè, questa la pubblico, di rimandare la prossima settimana. Fede, fai di nuovo il Q&A, che così Vado. vai, sei il nostro procrastinatore di domande. Sì. E niente, ragazzi, io vi ringrazio davvero per la compagnia e Non credo. ci vediamo la Noi ci prossima. vediamo domani. Grazie a voi. Noi ci vediamo domani. 8:30, eh? 8:30. A te ti Dai, aspettiamo, ragazzi. tra l'altro. Oh, quando Sì, è che che? Dove venire? No, guarda, vorrei approfittare a venire quando sono in pre-contest. Almeno comunque ho anche l'occhio suo. Cioè, adesso sì, verrei però. Cioè, voglio godermela nel pre-contest, almeno mi vede. Poi voglio sfruttare quella pose in room lì all'Ultraflex. Devo essere un po' in forma presentabile. Perché lì comunque, sai, ci sono degli occhi, non è come farla qua nella palestra di paese. Quindi bisogna un po' sarebbe. colpire. No, bisogna. Quindi, no, no, quello sì, ci tengo. Perché comunque anche le Midlands voglio vederle. Cioè, voglio proprio vedere quella parte d'Inghilterra che deve essere spettacolare. Andiamo in giro, facciamo tipo qui, qua, qua. Facciamo i 3 amichetti. Topolino, Paperino e Pippo. Andiamo in giro per le Midlands. Tipo. Per le palestre. Affamagello, ci sta. Vai. Sì. Ragazzi, ci vediamo la prossima settimana, allora. Ciao a tutti. Un abbraccio, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.